Inglese di YouTube. Sono indipendente, vorrei diffondere questo video su YouTube per dare la possibilità a tutti i cittadini di vedere. Su YouTube? Io personalmente non ho niente contrario, ma non so se ci sono obiezioni, ma qualcuno è... Lei chi è? Mi chiamo Toffanello Paolo. Prego? Mi chiamo Toffanello Paolo. Toffanello Paolo, il mio cognome. Sì, lo può dire al microfono, il suo nome. Ah, sì, ma credo. Scusa per aver interrotto prima di cominciare. Mi chiamo Toffanello Paolo, sono indipendente e faccio questo per hobby, diciamo. Se ci sono problemi basta dire, no? Non è che comando, io chiedo agli altri, vedo che non ci sono obiezioni, per cui possiamo può fare quello che è questo. Allora, visto che siete così numerosi, visto anche le numerose richieste che sono arrivate, abbiamo deciso con il capigruppo di di posticipare i primi tre punti previsti all'ordine del giorno, che sono ratifica e variazione di bilancio disposta dal fondo libero della Giunta Comunale, l'atto ricognitivo allo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012 e approvazione convenzione per costituzione ATA. Raccomando a tutti i consiglieri però di fermarsi finché almeno questi tre punti non saranno stati deliberati, perché sono dei provvedimenti di legge importanti che devono essere per forza espletati entro la fine del mese. Quindi sarà poi un non stop finché questa cosa non va in porto. Quindi a questo punto, se siamo tutti d'accordo, penso che non ci siano obiezioni. Ci sono obiezioni se cominciamo con il Consiglio Comunale aperto? Bene, allora chi è contrario alzi la mano, chi è favorevole alzi la mano, ci sono astenuti? Bene, allora è approvata la variazione dell'ordine del giorno, è approvata all'unanimità, per cui possiamo cominciare con il punto 4, con il punto 5, Consiglio Comunale aperto sulla realizzazione delle centrali del progresso. A questo punto introduco subito l'argomento dicendo che il Consiglio Comunale aperto è un Consiglio Comunale diverso dal solito, per cui non vale il solito regolamento, questo lo dico per i consiglieri, ma anche per chi ascolta, e quindi abbiamo deciso una scaletta vengono temporizzati gli interventi, questo per dare la possibilità a tutti, e vi vedo numerosi e questo mi fa molto piacere, di poter intervenire, tutti quelli che vogliono. Sono stati invitati la regione, la provincia, la proprietà, il comitato che si è costituito contrario alla costituzione di questa centrale, e a tutte queste figure, se presenti, daremo 10 minuti di tempo in introduzione all'argomento. Prima di loro interverrà il sindaco che ci riferirà quanto è la sua conoscenza sull'argomento e naturalmente ci dirà quello che pensa. Tutte queste persone avranno 10 minuti. I cittadini, per iscriversi a parlare, passerà il messo comunale, Cigliola alzi la mano, eccolo là. Chi vuole o la chiama oppure leggere un po' e lo consegna, chi vuole si iscrive, deve scrivere nome, cognome e residenza, perché daremo la priorità comunque ai residenti su questo territorio. Non possiamo arrivare fino a domani mattina, quindi non accetteremo tutti gli interventi, cioè io spero che sia possibile accettare tutti gli interventi, però diciamo che per le 11, massimo 11 e mezzo, l'argomento dovrebbe essere chiuso proprio per le ragioni che dicevo prima.
per cui ai cittadini daremo, daremo quante richieste ci sono, però in linea di massima mi sembra un tempo congruo quello di 3 minuti, i consiglieri comunali che si devono iscrivere anche loro 5 minuti, alla fine faremo parlare tutti i capigruppo per un tempo di circa 5 minuti. Noi speriamo di arrivare e uscire da qui con un documento collettivo. Io sono molto contento, diciamo pure contento, la parola giusta forse, soddisfatto di vedere il Consiglio Comunale così pieno. Questo in qualche modo riavvicina un po' la politica ai cittadini e non può che farmi piacere. Dopo tante sedute del Consiglio Comunale semideserte a cui abbiamo partecipato, devo dire che questo Consiglio Comunale è stato chiesto da tutti, in primis anche dall'opposizione, ma subito dopo dalla maggioranza, che ha voluto, anche su mia richiesta, fare di questo Consiglio un Consiglio Comunale aperto. Cosa devo dire? Devo dire che voglio ricordare a tutti che l'articolo 41 della Costituzione, al comma 1, dice che la libertà di iniziativa economica privata è garantita. Però al comma 2 ricorda che l'attività dell'imprenditore non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questa è la Costituzione. Quindi penso che, questo lo dico per tutti, affinché ci ricordiamo che comunque abbiamo delle leggi anche di livello più alto che dobbiamo, siamo tenuti a ricordare e rispettare. Vedo il consigliere regionale Francesco Gomi, che immagino la presidente della regione, giusto Francesco? No, titolo personale. E quindi do la parola al sindaco. Quindi della regione chi c'è che rappresenta la regione? Nessuno. Della regione chi c'è? Nessuno. Della provincia? C'è un rappresentante ufficiale della provincia? Per la proprietà? Il mio 7? E per il comitato? Lei è Francesco Torresi? Bene. Diciamo che le prenotazioni per chi vuole parlare le potete fare, diciamo, fino da questo momento fino alle 10:30, non oltre. Quindi ci avete un'ora per prenotarvi, dopodiché basta. Il consiglio alle 11:15, vedremo adesso come si svolge la discussione, dovremo chiudere gli interventi, quindi a quel punto chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Siamo tutti d'accordo su quello che ho esposto? Sono obiezioni? No. Bene, allora do la parola al sindaco che ci illustra questa. Buonasera a tutti. L'argomento di questa sera è sicuramente un argomento delicato e complesso, e per la sua rilevanza, per la sua incidenza nel territorio, già è stato detto, abbiamo ritenuto opportuno che fosse un Consiglio Comunale aperto e al quale invitare anche i soggetti interessati, siano essi quelli che vi lasciano l'autorizzazione che quelli che hanno fatto richiesta di realizzazione dell'impianto, quindi l'impresa per quanto riguarda gli operatori e le istituzioni pubbliche, la regione e la provincia per quanto riguarda i soggetti pubblici, oltre naturalmente al comitato che si è costituito in modo che le parti in causa abbiano tutti il diritto di esporre il proprio punto di vista. Ma voglio solo in partenza così fare una raccomandazione. L'argomento è sicuramente complesso, già l'ho detto, e implica aspetti di vario genere che dobbiamo trattare rifacendoci a una responsabilità che auspico sia applicata da tutti. Atteniamoci alla verità e soprattutto evitiamo i toni della propaganda e della strumentazione.
delle stazioni, perché sicuramente non ci permettono di raggiungere la migliore soluzione al problema, ma forse ci allontana dalla soluzione. Quindi auspico che sia un dibattito sereno, pacato, rispettoso delle persone, rispettoso della verità, che sappia misurarsi nel merito dell'argomento e non sforando su altri aspetti, soprattutto sulla polemica politica. Partiamo con i fatti. Allora, i fatti sono che il 6 luglio è stato presentato in Regione una richiesta di autorizzazione per realizzare una centrale a biogas in località Manolino di Potenza Picena. Di questo procedimento il Comune di Potenza Picena è stato informato il 31 agosto, conseguenza di una convocazione che la Regione ha fatto, con la quale il Comune è stato invitato a partecipare a una conferenza di servizi che si è tenuta l'11 settembre per avviare il procedimento di rilascio dell'autorizzazazione alla costruzione dell'impianto. Il progetto è istruito, per istruzione significa seguito, quindi acquisiti tutti i pareri, fatti tutti gli approfondimenti del caso dalla Regione. Questo è previsto per legge, quindi la Regione ha competenze, l'autorità per rilasciare questa autorizzazione. A questo procedimento partecipano altri enti previsti da una legge regionale e questi enti hanno un potere consultivo, tra questi c'è il Comune, quindi il Comune ha espresso e esprimerà un suo punto di vista, un suo parere, che tuttavia non è vincolante per la Regione. Teniamo ben presente questo aspetto. In che cosa consiste il progetto? Il progetto ha una potenza di 999 kW e produrrà circa 8 milioni di kWh di energia elettrica all'anno. Il ciclo produttivo prevede l'utilizzo di biomasse, le quali vengono trattate in appositi impianti chiamati fermentatori, dai quali si ricava, come prodotto del decadimento organico di questo materiale, biogas, che è composto per circa il 50% di metano. Questo metano servirà per alimentare un motore con il quale si produrrà energia elettrica. Questa è la sostanza molto schematica, poi la ditta che è presente, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, spiegherà magari meglio, se è necessario, che cosa prevede il progetto, però la sostanza è questa. La materia prima che viene utilizzata, la biomassa, è composta per circa il 30%, non più del 30%, di colture agricole dedicate. Per dedicare si intende colture agroenergetiche che sono funzionali alla produzione di questo biogas. Per il 70% circa di scarti di attività agroindustriali e effluenti zootecnici, cioè i residui dell'allevamento di impianti zootecnici. Questo materiale viene stoccato, poi inserito nei fermentatori e produce il biogas che dicevo prima. Alla fine del ciclo il prodotto residuo è un prodotto cosiddetto chiamato digestato che sarà riutilizzato come concime agricolo e quindi restituito alle ditte che hanno fornito il materiale primario. Quindi le ditte che forniscono il mais o le altre colture energetiche ritireranno il digestato e così anche per le altre attività che forniranno il materiale. Quindi il materiale sarà restituito al territorio agricolo che ha fornito la materia prima. Quali sono le criticità di questo progetto sulle quali ovviamente si è
sviluppato un dibattito acceso con le relative polemiche che peraltro, come penso tutti sapete, non riguarda solo Potenza di Cera, ma riguarda l'intera Regione Marche, perché di questi impianti ne sono già stati autorizzati diversi, alcuni dei quali anche qui vicino a noi, perché impianti simili a questo sono stati già autorizzati a Corridoni, a Lordicello, a Petriolo, credo anche a Monte Giorgio, comunque in corso anche a Monte Giorgio. Poi in altre località nella Vallesina ci sono altri impianti previsti, eccetera. Le criticità di questo tipo di impianti riguardano vari aspetti. C'è un problema di paesaggio, quindi di alterazione dei luoghi, lo stato dei luoghi, c'è un problema di trasporti dei materiali, sia quelli che vengono portati negli impianti per essere trattati che quelli che poi vengono riportati via per essere smaltiti. C'è un problema di smaltimento delle acque e anche di smaltimento di questo materiale residuo dell'attività produttiva. C'è la presenza di gas, di metano, quindi con le implicazioni che un gas come il metano può avere in relazione alla sicurezza, al rischio di esplosioni. E poi c'è quella che a mio avviso è, diciamo, la criticità maggiore, le emissioni gassose, soprattutto quelle odorigene, perché come tutti sanno questo materiale degradandosi emette questo biogas che è puzzolente, insomma può essere puzzolente. Quindi questi sono i temi sui quali va valutato il progetto per accertare che queste criticità siano trattate, analizzate e trattate in maniera tale che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per l'attività, per tutti gli aspetti che attengono alla vita e all'attività sia produttiva che residenziale presente nella zona. C'è poi ci sono altre due criticità di carattere specifico legate a quel territorio che riguardano la presenza dell'acquedotto nella immediata vicinanza dell'area, proprio adiacente all'area, solo separato dalla strada statale, e la vicinanza anche del fiume che ha causato anche recentemente, l'anno scorso per essere esatti, una esondazione che ha allagato tutta quell'area, compresa quella oggetto di questo insediamento. Quindi questi sono gli aspetti delicati del progetto. Qual è la posizione della Giunta su questo progetto? Per essere schematico e chiaro, in modo che non si equivochi su niente, dico subito che la posizione della Giunta è di contrarietà. Non siamo d'accordo con la realizzazione di questo impianto in quella zona. Questa posizione l'abbiamo già illustrata alla conferenza dei servizi, che peraltro non è terminata perché proseguirà nelle prossime settimane, e quindi si avrà modo di ritornarci sopra. L'ultima conferenza dei servizi ha trattato queste criticità che ho appena detto, sono state chieste spiegazioni all'impresa, alcune sono state fornite in occasione della conferenza, altre saranno invece fornite successivamente attraverso integrazioni che la ditta fornirà sulla base della richiesta che la Regione avanzerà. Tuttavia non è che voglio sfuggire al problema né ci dobbiamo nascondere dietro il parere di altri enti, e devo anche spiegare perché noi siamo contrari, facendo una valutazione che fa salve i pareri che i vari organismi, la provincia, la sovrintendenza, l'ASL, l'AFAM e tutti gli altri, i Vigili del Fuoco, eccetera, tutti quelli che istituzionalmente hanno la competenza di esprimere un proprio parere.
Quindi questi pareri devono essere acquisiti, devono essere verificati, e questo è quello che farà la Regione. Noi dobbiamo tenere conto di questi pareri e esprimere anche un giudizio di carattere generale. E da questo deriva il nostro punto di vista, la nostra contrarietà. Perché siamo contrari? Siamo contrari perché questo sito, questo impianto, è adiacente a una serie di insediamenti di carattere residenziale, di carattere ricettivo, di carattere commerciale e produttivo. È una zona sicuramente densamente ricca di queste infrastrutture. E come ho già detto, a fianco c'è anche l'acquedotto e sta in una zona esondabile, che anche se non è classificata come esondabile, perché il PAI, che è il piano urbanistico che individua le aree esondabili, tuttavia i fatti ricorrenti hanno dimostrato che quell'area, perché non cartografata come area esondabile, è stata soggetta più volte negli ultimi anni a esondazioni, quindi da questo punto di vista la realtà supera la teoria. Noi riteniamo che non basta il rispetto delle norme, dei vincoli che la legge impone. Ci sono vincoli urbanistici presenti in quella zona, ci sono vincoli di carattere anche archeologico, ci sono norme di sicurezza da rispettare, ho già detto i vigili del fuoco, la provincia sulle emissioni gassose, eccetera, eccetera. Noi riteniamo che anche laddove tutte queste norme, dopo essere state verificate, siano ritenute soddisfatte, quindi le criticità assicurate nella loro innocuità, noi riteniamo che ci sia bisogno di una sicurezza aggiuntiva. Riteniamo che ci sia bisogno di una sicurezza passiva. Cosa significa sicurezza passiva? Significa che dobbiamo prevenire problemi, e che la sicurezza passiva in questo caso significa prevenire la possibilità che un disservizio di qualunque natura che possa verificarsi all'interno dell'impianto produttivo possa causare, diciamo, disagi e danni alle attività contigue. Allora, una distanza di sicurezza da questo punto di vista noi riteniamo che sia fondamentale, perché se ci fosse un disservizio in questo senso, o le emissioni o d'origine fossero tali da creare problemi nella zona circostante, un franco di sicurezza, una distanza di sicurezza sia indispensabile, perché in questo fattispecie non ci siano effetti negativi sulla popolazione. Quindi è questo il motivo più importante che noi rileviamo e da cui deriva la nostra contrarietà. Questo punto di vista, questa posizione, ripeto, l'abbiamo già espresso in conferenza di servizi, alle obiezioni che sono state illustrate durante la conferenza dei servizi, sia da parte nostra che da parte della provincia, l'impresa fornirà delle spiegazioni. Tuttavia noi in sede di conferenza di servizi ribadiremo questo concetto e cercheremo anche di convincere la Regione, il responsabile del procedimento in questo caso, sulla inopportunità di questa localizzazione in quell'area. A questo punto noi facciamo un appello alla Regione affinché da un lato non autorizzi questo impianto per le ragioni che ho detto, dall'altro auspichiamo che vengano adottati criteri di sicurezza più cautelativi e più restrittivi rispetto a quelli che sono stati previsti dalla Regione, per le ragioni che ho prima detto. E in questo senso riteniamo che gli impianti debbano essere localizzati prevedendo la non vicinanza, la non adiacenza ai centri urbani.
Per ultimo dobbiamo anche evidenziare che in queste vicende sia importante, sia giusto tenere più in considerazione il parere dei territori. Il fatto che siamo venuti a conoscenza di questo impianto, diciamo, all'ultimo momento, una settimana prima della conferenza di servizi, non mi pare che sia un fatto positivo, e quindi ritengo che la Regione dovrebbe adottare procedure un po' diverse, che debba coinvolgere le amministrazioni locali nella valutazione di questi progetti quantomeno sin dall'avvio del procedimento. Oltre al fatto che, come peraltro è stato annunciato dalla Regione, dovrebbero essere riviste le procedure per cercare di assicurare, oltre che coinvolgimento degli enti locali, anche migliori condizioni di sicurezza per le attività presenti nelle vicinanze di questi impianti. Questi sono i fatti e questa è la posizione del Comune. Noi adesso ascolteremo anche il parere dei protagonisti, c'è anche il Comitato, al quale daremo subito la parola. Comitato. Ma guarda che potete parlare anche dopo, non è che qui ci sta. Però preferirei, perché dato che dovrei insomma dibattere su una cosa che discutono loro, che hanno portato loro. Vabbè, non è un problema. E comunque, alla fine di questo dibattito, io propongo che venga quantomeno insomma redatto un ordine del giorno che sottoporremo all'attenzione della Regione, degli organi coinvolti in questa vicenda, affinché tengano conto dal punto di vista della comunità di Firenze che c'è. Grazie. Allora, chiamo la proprietà Dubbio 7, si qualifica. Faccio una parola? 10 minuti. Buonasera a tutti, mi chiamo Paolo Pesaresi, sono legale rappresentante della ditta Proponente. Mi sposto per dare le spalle a meno persone possibile. Allora, una brevissima premessa. Innanzitutto ringrazio il sindaco per l'invito che abbiamo accolto volentieri di venire a confrontarci in maniera collaborativa e costruttiva non solo con l'amministrazione ma anche con la cittadinanza coinvolta. Devo riscontrare, forse sembrerà una cosa abbastanza strana, che nonostante stiamo portando avanti diversi progetti come questo in Regione Marche, è la prima volta che un sindaco ci invita a discutere in maniera collaborativa e costruttiva in questo modo. Quindi è il quarto o il quinto progetto che portiamo avanti, è la prima volta che riceviamo un invito e abbiamo sentito il dovere di intervenire, perché non abbiamo nulla da nascondere. Stiamo facendo un progetto in cui crediamo, stiamo facendo un progetto che crediamo porti sviluppo a questo territorio, che ha dei profili assolutamente virtuosi, e poi cercherò di spiegare. L'altro ringraziamento che volevo fare è al Presidente del Consiglio Comunale, se non sbaglio, il quale ha aperto questa conferenza citando la Costituzione. E dai due articoli che il Presidente ha citato si capisce bene che oggi c'è una sorta di, diciamo, contrapposizione, no? O quantomeno un equilibrio che va trovato tra chi vuole fare impresa sul territorio e chi invece giustamente vuole la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Purtroppo oggi il dibattito si è fortemente acceso al punto tale da far sembrare che questi due articoli della Costituzione non possano andare d'accordo.
ed è una particolarità tutta marchigiana, perché è vero che in altre regioni italiane c'è ugualmente una forte sensibilità a questo tipo di impianti, ma Regione Marche in questi ultimi mesi è diventato un focolaio molto, molto, molto acceso di queste situazioni particolarmente critiche, dove gli impianti biogas sono visti un po' come un mostro o comunque un qualcosa di particolarmente dannoso. Fatta questa premessa, io chiederei al Presidente del Consiglio la possibilità, se possibile, visto che questa dovrebbe essere una conferenza informativa, di avere una deroga sui 10 minuti, perché diciamo, immagino che anche domande o comunque di cose che le persone che sono intervenute. Manca la regione e la provincia, quindi abbiamo un po' di tempo in più, però quando lei sente suonare il telefono vuol dire che il tempo è scaduto. Va bene, ok. Allora guardi, faccio un'introduzione sul tema degli impianti biogas. Penso che le specificità del progetto che ha illustrato e anche le criticità che ha individuato il Comune siano ben chiare, sono due e le illustro velocemente. Uno è la vicinanza col Parco Pozzi, che erano stati considerati in fase di progetto dalla nostra progettazione iniziale, la cosa risultava essere compatibile. Il sindaco ha manifestato che la cosa invece, anche in base agli studi che non erano in nostro possesso, non risulta essere compatibile. Questa cosa sarà oggetto di indagine e di integrazione ulteriore da parte nostra, sempre con lo scopo di fare bene, visto che anche noi viviamo questo territorio. Io sono di Ancona, non è che sono di Bolzano o di Ok, l'altra particolarità criticità particolare del progetto è questo tema del rischio idrogeologico. Allora, l'area, come diceva giustamente il sindaco prima, non è soggetta a nessun vincolo. Voi considerate che noi, per individuare 5 aree dove fare un impianto di questo tipo, abbiamo dovuto verificarne circa 120. Quindi chi oggi dice che c'è un biogas selvaggio sta parlando di qualcosa che non sa. In realtà anche oggi, con la legislazione attuale, esistono di fatto, la stragrande maggioranza della superficie del territorio regionale non è utilizzabile, perché ci sono vincoli di qualsiasi genere. Tra questi c'è anche il vincolo del serbo idrogeologico. E nello specifico, ritorno al punto, la zona di impianto non è una zona soggetta a vincolo PAI, è una zona che però abbiamo preso atto da parte del Comune, perché poi ha manifestato questa criticità in sede di conferenza di servizi, è stata oggetto di esondazione durante l'alluvione del marzo 2011, se non sbaglio. Le foto che ci hanno portato sono quelle del 2011 ed è dell'ultima, ok, c'è stata portata la parola, la do io, va bene? L'alluvione del 2011, in cui c'è stata un'esondazione che ha interessato anche quell'area. Dal nostro punto di vista questo sarà oggetto di integrazione in sede di conferenze e servizi. Ad ogni modo, quello che posso dire è che vincolisticamente quell'area non è considerata critica. Sicuramente quello di marzo 2011 è stato un evento eccezionale, molti di voi immagino abbiano avuto problemi di varia natura in occasione di quell'evento. Terza cosa, l'impianto è un impianto pensato comunque per gestire un problemi di questo tipo, nel senso che comunque gran parte dei materiali sono stoccati in delle vasche stagne, altri materiali sono stoccati su delle trincee che altro non sono che delle piattaforme in cemento completamente coperti, e considerate che questa parte del materiale, che è quella che potrebbe essere un pochino più a rischio, altro non è che insilato di mais, per cui
nella peggiore delle ipotesi, anche considerate anche che l'intero impianto da progetto è comunque circondato con un fosso di guardia che dovrebbe cercare di comunque consentire una certa sicurezza all'area d'impianto. Detto questo, penso di aver smarcato, dato delle indicazioni su quelle che erano le due criticità specifiche che indicava il sindaco. E proseguirei su quelle che sono le altre criticità, che poi sono quelle che vengono solitamente riportate da diverse fonti, da diversi soggetti su vicende come su questa specifica o su altre vicende analoghe. Faccio una parte di introduzione, dopodiché faccio parlare i tecnici. Faccio parlare i tecnici molto volentieri perché troppo spesso tutti noi, perché poi anch'io le sento queste cose, abbiamo sentito parlare i non tecnici. Troppo spesso il biogas è diventato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, non voglio offendere nessuno, però è diventata una chiacchiera da bar, mentre invece gli impianti biogas sono tutt'altro che una tecnologia recente, sono una tecnologia assolutamente consolidata, sono una tecnologia assolutamente affidabile, su cui esiste una bibliografia, ma anche una storia pratica, un'esperienza pratica molto 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 solida. Vi do due numeri e poi passo la palla ai tecnici, visto che poi qui abbiamo oggi un ricercatore dell'Università di Statale di Milano, che è il dottor Andrea Schivano, che ci supporta nello sviluppo di questi progetti e segue più che altro la parte agronomica e diciamo di processo degli impianti, per capire cosa succede dentro questi vasconi che sembrano essere un po' una scatola nera. E poi vorrei passare la palla all'ingegner Balzelli, che invece è, lasciatemi passare il termine, il motorista, perché alla fine poi stiamo parlando di un impianto che produce del gas e questo gas che viene bruciato in un motore a ciclo 8. Faccio una brevissima premessa e poi passo la parola. Allora, perché poi bisogna misurarle anche con i fatti le cose. In Germania esistono oltre 8.000 impianti di questo tipo, quindi oltre 8.000 impianti di questo tipo sono oggi in funzione in Italia. In Germania, scusate, per una potenza complessiva pari a quella di due moderne centrali nucleari. Sono 20 anni più o meno che questo sviluppo è stato così forte in Germania, non si sono verificati situazioni di particolare criticità sotto nessun aspetto. È chiaro che poi se la gestione non viene fatta correttamente o se chi gestisce l'impianto è una persona o una società non affidabile, come tutte le cose, ha dei rischi che sono assolutamente superiori rispetto a un impianto ben gestito. Però tutte le cose che magari si sentono dire sugli impianti biogas in Germania, per esempio la leggenda delle morti per Escherichia coli in Germania, è una notizia che è circolata per 2 mesi circa in Germania, 2 o 3 mesi circa. Dopodiché, e questo è quello che raccontano molto spesso sui siti internet questi esperti da bar, dopodiché dopo 2 o 3 mesi cosa è successo? È stata investita l'istituto che a livello europeo tutela un po' come la FDA americana, la Food and Drug Administration, ovvero il soggetto che tutela la parte alimentare dei problemi alimentari, che si chiama IFSA se non mi sbaglio, e ha verificato che il problema non era legato al biogas, il problema era legato a dei semi di fieno che erano stati importati dall'Egitto, quindi era un problema completamente diverso. Il biogas è stato completamente scagionato, ma nonostante questo la leggenda del biogas che ha ammazzato 18 persone in Germania continua a circolare su internet. Da parte di chi? Da parte di tecnici? No.
da parte di liberi pensatori del mondo del web che si divertono a seminare paura e terrore, non so per quale motivo, non me lo chiedete, nelle cittadinanze interessate a questo tipo di processo. Allora, in Germania ce ne sono 8.500, se siamo arrivati, la potenza di due centrali nucleari. In Nord Italia, non so chi di voi frequenta la 1 o la A14, forse molti non se ne sono resi conto, ma ce ne sono decine sia a destra che a sinistra dell'autostrada andando su, specialmente nella zona più dopo Bologna. Cos'è successo? È successo? Ci sono state crisi alimentari? No. Ci sono stati problemi legati a epidemie o a... No. Ci sono stati casi di cattiva gestione? Sì, dei singoli casi di cattiva gestione. Se questo vuol dire che per uno o due impianti che sono stati gestiti non correttamente bisogna demonizzare l'intero settore, su questo personalmente io non sono d'accordo. Altra cosa molto, molto rapida, poi le puzze, ovvero tutti hanno giustamente paura della salubrità dell'aria. Il biogas altro non è che la puzza, cioè il materiale, come spiegherà poi il dottor Schivano, vengono messi in questi contenitori fermentano, ma questi contenitori sono contenitori stagni. Se noi facciamo uscire la puzza, vuol dire che stiamo perdendo del biogas, quindi vuol dire che il processo non è efficiente. Quindi a nessuno, né alla cittadinanza né alla società che gestisce, interessa disperdere puzza in aria, perché perdere puzza vuol dire perdere biogas. Stessa cosa dicasi per i materiali che sono stoccati in attesa di essere inseriti all'interno dell'impianto. I materiali vengono coperti ermeticamente con dei teli in PVC o in polietilene, laddove sono su trincee, e vengono, come viene fatto normalmente in qualsiasi allevamento bovino, oppure vengono stoccati all'interno di vasche chiuse e coperte. Altra leggenda che si sente dire, i trasporti arriveranno decine di camion al giorno, niente di più falso. Questi impianti consumano una quantità importante di materiale, tra prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura e dell'agroindustria. Sono 20.000 tonnellate all'anno circa. Chiunque di voi, basta che prenda una calcolatrice, fa 20.000 tonnellate diviso 365 giorni, questa è la quantità che ogni giorno circola in entrata all'impianto, e altrettanta più o meno ne circola in uscita con gli stessi mezzi, perché è un efficientamento che conviene anche a noi. Quindi se andate a fare due conti, stiamo parlando di 3 camion al giorno. Cioè il grande, e questi sono numeri, sono i numeri, cioè la nostra autorizzazione riporta scritto, potete utilizzare 20.000 tonnellate di materiale all'anno, non di più, ma non ce ne serve proprio di più. Quindi la grande paura del traffico veicolare è una non paura, è una cattiva interpretazione dei dati matematici. Ultima cosa e poi faccio parlare i tecnici. No, il tempo ormai è... Passo, allora posso passare la parola? Ma posso lasciare 2 minuti al massimo. Per i tecnici? Per finire e concludere l'intervento. Allora mi dica lei come preferisce, o parlo di 2 minuti oppure interrompo qui e poi se c'è qualche domanda siamo a disposizione. Approfondite dopo, certo. Ok, allora concludo io, poi se c'è qualche domanda siamo a disposizione. L'ultima cosa che volevo dire era sul, scusate, sul tema della pericolosità del gas. Giustamente c'è comunque uno stoccaggio di gas che viene fatto. Allora, tutta la pratica, tutta l'autorizzazione, questo lo sa benissimo il sindaco, viene valutata dai vigili del fuoco, quindi l'ufficio tecnico provinciale in primis e l'ufficio tecnico a livello regionale dei vigili del fuoco viene coinvolto nella procedura autorizzativa e esprime un parere dando eventualmente delle prescrizioni sia in termini di sensoristica da mettere, pompe antincendio e tutta una serie di accorgimenti che
che vanno inseriti. Io avrei tante altre cose da dire, termino qua in modo da non rubare tempo ulteriore. Se poi c'è qualsiasi domanda, io e i tecnici siamo a disposizione per poter rispondere. Bene, grazie. Allora, do la parola a Francesco Torresi, in rappresentanza del Comitato. Anche lei 10 minuti elastici, ma sempre 10 minuti sono. Grazie per la parola. Buonasera. Allora, io vorrei dire innanzitutto che noi non abbiamo mai fatto polemica contro l'amministrazione comunale, questo il sindaco e gli assessori ce ne possono dare atto. Le parole che ha detto il sindaco sono sicuramente, stasera, sono sicuramente condivisibili, però purtroppo le parole non bastano. Quindi io mi rivolgo innanzitutto al sindaco e dicendo che abbiamo avuto la sensazione che lei, sindaco, e la sua amministrazione non vi siate impegnati come avreste potuto e dovuto per affrontare in modo appropriato la conferenza dei servizi su questa centrale. Ancora adesso all'ufficio tecnico del comune la quasi totalità dei dipendenti, dei funzionari non sanno niente o quasi niente, così dichiarano su questa faccenda. Sabato scorso abbiamo chiesto una copia del progetto della Gubbio 7, adoperandosi in tutti i modi per cercare il CD del progetto, non sono riusciti a cercarlo, a trovarlo, quindi non ce l'hanno potuto dare. Una dirigente dell'ufficio tecnico non ci ha dato la copia della sua relazione perché ci ha detto in modo così candido e impunemente che non ne aveva una in ufficio. Questo ci ha lasciato molto perplessi e preoccupati. È insomma chiaro che fino ad ora non siete riusciti a costituire una task force di tecnici efficiente ed efficace. Il risultato è stato una relazione tecnica mediocre che non ha evidenziato in modo adeguato le notevoli criticità del sito prescelto e che dà un parere negativo solo di facciata, non supportato da osservazioni tecniche che possano avere un peso in un procedimento amministrativo. Nonostante ciò, vogliamo ancora credere a una vostra buona fede e alla vostra reale volontà di affrontare questa faccenda in modo serio e dignitoso. Però la fiducia va meritata. Allora noi chiediamo solo due o tre cose, però che dovete fare, senza indugio poi, perché adesso sono state perse praticamente 3 settimane irrimediabilmente, rimangono probabilmente pochi giorni, quindi non dovete aspettare neanche un attimo. Dovete adottare ogni provvedimento ed effettuare ogni approfondimento, leggo per essere più preciso, ed effettuare ogni approfondimento tecnico-giuridico che possa concretamente garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, specialmente per quanto attiene al vincolo del banco fluviale previsto dal PTC, alle opere di presa dell'acquedotto, al rischio di esondazione e alla corretta ubicazione delle industrie insalubri. Produrre in occasione della prossima seduta della conferenza dei servizi un parere negativo scritto che tenga conto di tutti gli approfondimenti che saranno acquisiti. E soprattutto, capisco che siete della stessa parte politica, però dovete contrastare Spacca, cioè invii una conferenza stampa anche al TG3 dove chiedete al governatore Spacca di sospendere la nostra conferenza dei servizi, semplicemente coerentemente con le sue ultime dichiarazioni sull'argomento. Nel nostro caso
Gli eventuali risarcimenti danni alla Bubbio 7 riguarderebbero solo la parte progettuale e sarebbero nulla in confronto ai danni che si rischierebbe di provocare al nostro territorio e alla nostra salute con la realizzazione della centrale. Ci aspettiamo che tutte queste osservazioni vengano messe in atto prontamente e ci aspettiamo che voi compiate il vostro dovere istituzionale, politico e morale per garantire a Potenza Picena e ai cittadini la difesa che meritano e per essere degni del ruolo che ricoprite. Poi volevo dire una cosa alla ditta. Pesaresi ha detto che è contento di collaborare. Se vuole collaborare, deve permettere che il suo progetto venga sottoposto a valutazione di impatto ambientale, semplicemente. Se no, la parola collaborare si svuota del suo significato e diventa una presa in giro, e questo è inaccettabile. I suoi tuoi tecnici sono sicuramente molto preparati, però c'è un problema, che sono pagati da te. Sono tutti per parte. Scusate, io parlo per me, io lavoro per l'università di studio. Ok. Non sono pagato. Però viene, va bene, no. però non avevamo bisogno di disturbare l'università di Milano, perché ci sono nelle Marche le autorità preposte a fare la valutazione di impatto ambientale. Bene, grazie. Allora, c'è la provincia rappresentata qui dall'assessore Biagiola, Alessandro Biagiola, che ci può dire quello che pensa al riguardo. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera Sindaco, buonasera a tutto il Consiglio Comunale e ai cittadini di Potenza Picena e qualche canadese. Ma io rappresento su delega del Presidente Bettinari l'amministrazione provinciale che nel procedimento di autorizzazione per la centrale biogas in località Marolino diciamo viene invitata e viene chiamata per dare dei pareri, per rilasciare delle autorizzazioni o delle prescrizioni, e se nel caso gli uffici ravvisano gli estremi, anche per dare dei pareri contrari. Questo come amministrazione provinciale lo abbiamo fatto fin dalla prima conferenza dei servizi. Infatti, come diceva Francesco, ad esempio noi abbiamo già depositato un parere contrario per l'esistenza del varco fluviale, che in base alla PTC, che è un organo tecnico che regolamenta l'urbanistica, la pianificazione urbanistica del territorio, praticamente prevede in queste zone un'inedificabilità. Ora, il problema, da quello che ho capito in conferenza dei servizi, riguarda l'attendibilità o meno che questo piano territoriale di coordinamento rappresenta per la regione. Quindi l'amministrazione provinciale si è già espressa, oltre che politicamente, come ha già fatto per la centrale di Petriolo, in maniera contraria, e soprattutto con il parere dell'ufficio urbanistica e tutela del territorio ha già depositato alla conferenza dei servizi il parere contrario per l'esistenza del varco fluviale. L'altro aspetto secondo noi molto importante, senza nulla togliere all'area di esondazione, che come i fatti ci dicono
non bisogna andare tanto indietro con la memoria, basta ricordare un anno e mezzo fa quando lì abbiamo avuto l'esondazione non soltanto nell'area indicata per la realizzazione della centrale, ma anche la parte al di là della strada, quindi un rischio esistente, concreto, reale. Credo che sia stato in conferenza di servizi, questo è stato ben evidenziato dal sindaco Paolucci, il quale ha ricordato che c'è stata addirittura nel 2006 una richiesta di riperimetrazione dell'area sondabile in base al PAI, quindi tempi non sospetti, diciamo tempi non pretestuosi per dare un diniego oggi alla realizzazione di questo impianto. Ma credo che l'aspetto più importante, che forse permetta l'ingegner Pesaresi, abbiamo visto in conferenza di servizi, non è stato tenuto nel dovuto conto, è l'esistenza nel raggio di pochi metri di un campo pozzi che permette la captazione di acqua potabile. L'esistenza di questo campo pozzi ha una regolamentazione ben precisa. Il sindaco Paolucci in conferenza di servizi, mi permetto non di spezzare una lancia a favore dell'amministrazione, ma di raccontare quello che ho vissuto personalmente, ha richiamato la legge 152 con l'articolo 94, in base al quale diciamo nelle aree di tutela in prossimità dei campi pozzi c'è una regolamentazione ben precisa. Io vi ho citato la legge e l'articolo, così potete verificarlo tutti, in base al quale appunto diciamo si deve tenere non solo in grossa considerazione, ma si dovrebbe proprio vietare la costruzione, l'edificazione di nuove strutture, di nuove diciamo edifici che possono mettere a rischio la captazione dell'acqua potabile. Quindi credo che questo aspetto sia quello preponderante, sia quello più importante, perché io capisco il sentimento, magari i timori dei cittadini, però è altrettanto vero che responsabilmente noi ci dobbiamo attenere a quelle che sono le norme, le leggi, e discutere con la ditta nel merito del progetto, come giustamente ricordavi prima, e se dei problemi ci sono, questi problemi vanno affrontati, non debbono essere risolti a prescindere. Io questo lo dico chiaramente, perché ho partecipato anche alla conferenza dei servizi della centrale di Petriolo, dove comunque problemi importanti come questi non ce n'erano. Qui diciamo che l'esistenza soprattutto di questo campo pozzi è la cosa più allarmante, la cosa più importante da tenere in considerazione. Questo lo dico alla ditta nel pieno rispetto chiaramente di quelle che sono le facoltà di realizzare l'opera, però io ho percepito, ditemi se sbaglio, che questo aspetto non era stato tenuto in debita considerazione. Ora non so, ci siamo lasciati in conferenza di servizi con una sospensione e una proposta che dovrete poi portare in conferenza per garantire che non ci sia nessuna infiltrazione di acqua. Io ho riletto bene la norma, mi sono informato con l'ente gestore del servizio idrico della Stea, che poi ha la sede a pochi metri dalla zona interessata, e non so se sia fattibile ovviare con delle prescrizioni a questa normativa. Credo che la Regione abbia un ruolo importante, io su questo non mi nascondo. Credo che allora il procedimento è tutto in capo alla Regione. Noi come provincia, il Comune, l'amministrazione comunale
non ha molte armi se non quella di chiedere le massime garanzie, se non quelle di parlare per le proprie competenze. Ad esempio l'ufficio ambiente della provincia dovrà esprimersi anche sulle emissioni, sono state chieste altri chiarimenti, sullo stoccaggio del materiale organico, perché come diceva l'ingegner Pesaresi, ad esempio oltre agli effluenti zootecnici che credo rappresentino lo spauracchio più grosso dal punto di vista della popolazione, ma soprattutto una preoccupazione per quello che potrebbe verificarsi in caso di una nuova esondazione, perché essendoci un precedente a meno di 2 anni di distanza, credo che la Regione debba valutare attentamente questo aspetto e soprattutto quello che riguarda poi gli scarti agroalimentari, come diceva sempre l'ingegnere, perché questi scarti si configurano come veri e propri rifiuti, quindi avranno bisogno di un trattamento molto attento, molto particolare, e su questo l'ufficio ambiente della provincia vi posso garantire che vigilerà e chiederà le dovute prescrizioni, perché il progetto è in fase di discussione, siamo agli inizi, quindi le analisi vanno fatte attentamente. Noi faremo la nostra parte come abbiamo già iniziato a fare, il Comune mi sembra di poter dire che ha fatto altrettanto in maniera precisa e puntuale, chiaramente poi la responsabilità rimane in capo all'ufficio della Regione Marche, che ha l'esclusiva competenza a rilasciare questa autorizzazione. Quindi io in questo primo intervento, poi se ci sarà bisogno mi rendo disponibile ad altri approfondimenti, dico che per quello che riguarda l'amministrazione provinciale noi stiamo vigilando, stiamo collaborando con la Regione Marche, con l'amministrazione comunale e con la ditta per quello che riguardano gli aspetti di nostra competenza, quindi ripeto, l'aspetto urbanistico, l'aspetto ambientale sulle emissioni in atmosfera e soprattutto sulla corretta gestione di quelle che possono essere le materie organiche che poi verranno utilizzate. Grazie. Con la parola a Francesco Comi, in rappresentanza non della Giunta ma del Consiglio regionale. Grazie Presidente. Io non rappresento la Giunta, ci tengo a dirlo, non per legittima difesa, ma perché non faccio parte del governo regionale e perché, come è noto, almeno che ha detto i lavori, io mi occupo di altro, mi occupo di sanità e di servizi sociali. Questa è la materia che mi impegna e sulla quale già ho tante vertenze aperte sul territorio, soprattutto in questa fase. Ultimamente è stato chiesto anche a me di dare una mano, non perché sia un esperto, però nel 2004 il piano energetico ambientale regionale io ho contribuito a scriverlo e ne sono stato anche relatore, poi mi sono dedicato ad altro, quindi sto lavorando insieme ad un gruppo di consiglieri regionali per cercare di affrontare questa questione, sulla quale non nascondo un'opinione che magari è anche personale, perché io non mi sento di rappresentare tutti. Credo una cosa, lo voglio dire alla città e ai cittadini: la questione delle biomasse va affrontata con una certa serenità come materia. Vi posso dire che quando abbiamo fatto il piano energetico nel 2004 ci eravamo posti un obiettivo, che era quello di ridurre il consumo, lo sfruttamento dei combustibili fossili, delle fonti energetiche tradizionali, e produrre energia attraverso altre e non tradizionali fonti, una delle quali è il risparmio energetico, che a suo modo è una fonte di energia. Uno è il ricorso a tutte le fonti rinnovabili, quindi lo sfruttamento della luce, del vento, dei residui agroforestali. Un altro era quello dei piccoli impianti di cogenerazione distribuita.
Questo era l'obiettivo di quel piano energetico, che fino a prova contraria, discutibile o meno, fu premiato dalla Commissione Europea come progetto pilota nazionale, e noi siamo l'unica regione ad avere un piano energetico. Non vorrei ricordare che non esiste nel nostro paese un piano energetico nazionale, quindi tutti possono fare tutto. Nelle Marche c'è una programmazione unica regione e ci sono tantissimi vincoli, quindi evidentemente loro avranno studiato attentamente negli anni, nei mesi scorsi, credo che un pezzo che stiano studiando come e dove trovare queste aree. Però quel piano c'aveva un obiettivo duplice, e l'obiettivo era il primo, quello di ridurre lo sfruttamento dei combustibili fossili. Il secondo era quello di trovare nuove fonti di energia che potessero contribuire efficacemente al rilancio delle attività agricole, forestali e zootecniche di un territorio. Cioè abbiamo detto, siccome l'agricoltura sta in crisi, sta in difficoltà, non ce la fa, ecco, diamo un'opportunità alle imprese agricole locali, alla filiera locale, alla filiera corta locale, di sfruttare questa energia, cosa diversa da quello che sta accadendo, cioè non l'impresa del territorio locale, bensì società legittimamente organizzate, sì, che sul territorio costruiscono impianti. Questo, posso dire, tradisce quello spirito con il quale era nata l'iniziativa. Oggi io credo una cosa, quindi non si offende nessuno, perché ho letto sui giornali che io faccio parte di due consiglieri regionali che hanno firmato le leggi, le proposte di legge per la sospensione di questa procedura. Ora, io ravviso un limite in questa cosa, ravviso un limite, lo voglio dire se interessa, perché l'aspetto, badate, ci tengo a dirlo, perché sennò sembra che la questione sia una questione che riguarda il sindaco, la provincia e la regione, nella quale il sindaco basta che si arrabbia e si crocifigge da qualche parte, la regione basta che vuole e dice di no, la provincia basta che esprime un parere negativo. La disciplina autorizzatoria è legata a procedure standardizzate e disciplinate dalla legge, nella quale il parere politico della giunta o dei singoli consiglieri, della giunta provinciale, del sindaco, non hanno nessun valore. C'è una legge che prescrive requisiti e criteri. Tutta la disciplina non è rimessa alla politica, agli organi politici elettivi, agli organi di governo o di indirizzo, ma è rimessa all'apparato burocratico amministrativo, quindi ai dirigenti, a funzionari che verificano l'esistenza dei requisiti e se questi li stanno o li attuano. Questo per chiarirci, quindi non è che dobbiamo, tanto loro, se li saranno studiati tutti attentamente, sapranno e si sentiranno sicuri. Io quello che lamento è che secondo me questa legge ha grossi limiti, io lo voglio dire a loro, perché su questo almeno insieme ad altri consiglieri regionali ci muoveremo. La legge della Regione Marche è stata impugnata, ma non perché è sbagliata la legge della Regione Marche. La legge della Regione Marche applica pedissequamente i contenuti del testo unico dell'ambiente, il decreto legislativo 152 sulle autorizzazioni. Non proprio fedelmente, perché lo Stato dice che le autorizzazioni del VIA vanno date ad impianti che hanno più di 100 MW, noi qui 50 MW, noi abbiamo scelto di abbassare la soglia da 50 MW a 50 kW a 1 kW, quindi l'abbiamo abbassata al minimo. Però stabilito questo, il decreto legislativo ambientale non dice niente, dice solo le regioni, per limitare questi impianti, possono stabilire che quelli che sono sottoposti al VIA abbiano certe dimensioni, e noi l'abbiamo prese da 50, l'abbiamo portate a 1, e chiaramente loro hanno fatto a 0,99, quindi stanno tranquilli di non essere giudicati, giustamente esercitano una prerogativa, un legittimo interesse imprenditoriale, e sul quale non voglio entrare nel merito. La questione secondo me è molto più complessa, e io ho dei dubbi che questa legge sia legittima, quella che la Regione Marche sta applicando. Regione Marche che l'ha fatta non perché volesse fare una legge diversa, perché ha applicato il testo unico dell'ambiente,
è quello che è sottoposto a censura di costituzionalità. La censura di costituzionalità riguarda il testo unico dell'ambiente e tutte le leggi regionali. Su un punto, e questo voglio chiarirvi, lo dico a loro perché a loro chiedo io come consigliere regionale che si impegnerà insieme a tanti colleghi ad approvare da qui a 10 giorni una legge regionale che chiederà la sospensiva, in attesa che il giudizio di costituzionalità rispetto ad alcune censure sia chiaro. Perché visto che l'unica strada che possiamo percorrere oggettivamente, al di là della politica in cui uno dice che è contrario, se agita, se butta per terra, solleva le bandiere, dice che ce l'ha con tutti e che è contro questo e contro quella, al di là di questo, l'unica terreno di discussione è quello giuridico, va bene? Tutto il resto serve, ma è un approccio culturale, così, ma è, finisce lì, è solo giuridico. Allora io voglio dirvi, guardate che quella legge sulla quale voi vi muovete ha profili di legittimità che secondo me non si rende, perché la valutazione di impatto ambientale è legata ad un solo criterio, che è quello dimensionale, dimensionale, cioè o meglio, alla potenza dell'impianto, cioè valutiamo se sottoporli a controllo di valutazione impatto ambientale solo se stanno dentro una certa potenza, che noi abbiamo ridotto a meno, ma non è solo quello che conta. Ci sono tutta una serie di requisiti che le direttive comunitarie ci chiedevano di applicare e di valutare, che contano altrettanto. Vi faccio un esempio: uno può scegliere l'impianto di potenza giusta, ma lo può mettere sul posto sbagliato. Può scegliere l'impianto di potenza giusta, ma dare all'impianto le dimensioni e c'è fine. Ci sono una serie di criteri che riguardano le caratteristiche dei progetti, ovvero le loro dimensioni, il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione delle risorse naturali, la produzione dei rifiuti, l'inquinamento e disturbi ambientali, la localizzazione dell'impianto, la capacità di quel territorio di reggere quel tipo di potenza, perché in alcuni territori si può reggere, in altri no, conterà pure il luogo dove si trova, e qui non a caso siamo in prossimità di un bacino che si espone a alcuni rischi. Io non parlo solo delle esondazioni, perché uno lì dice il PAI non è stato aggiornato, ma il PAI penso pure alla captazione, quindi di fonti e acquifere importanti, oppure al parco fluviale. Quello che voglio dire è che voi giustamente vi muovete lungo un percorso che è quello giuridico, quindi che è quello attuale. Io credo che questo percorso non sia ragionevole, non sempre se una legge c'è quella è ragionevole. Questo percorso è viziato. Ora, il fatto che c'è il governo attuale che abbia mosso un dubbio di costituzionalità sulla legge statale e su tutte le leggi regionali che l'hanno applicata, non che se l'hanno inventata, che l'hanno applicata, io credo che ci sia un motivo sul quale fare una riflessione. Io questo ho detto ai miei colleghi, perché se mai noi dovessimo proseguire su un progetto e poi quella legge venisse censurata, cioè decadesse, noi ci troveremmo di fronte a una grossa responsabilità. Allora l'invito che io faccio alla ditta e come consigliere regionale che si è occupato di ambiente è quello di rispettare non solo l'attuale testo normativo, ma di accettare di ragionare dentro una logica che è quella imposta dalle direttive comunitarie. Se noi non abbiamo nulla da nascondere sulle biomasse, io per questo ho fatto quella premessa e io ci credevo e ho scritto parte di quella legge e credo che sia importante, io penso che noi non dobbiamo sottrarci a tutte le altre forme di chiarimento. Servono 3 cose in tutta questa vicenda se vogliamo far crescere lo sviluppo in modo sostenibile e non con i dubbi che sia animato solo da esigenze speculative: partecipazione e quindi confronto, trasparenza, far conoscere subito e in ogni occasione le iniziative che si fanno. Io credo che un sindaco vada informato tempestivamente. 3, certezza del diritto. Ecco, su questo terzo aspetto, certezza del diritto, le azioni che ci sono state secondo me
creano seri dubbi. Ecco, io l'ho voluto dire qui, non ho fatto nessuna assemblea, non mi sono mai incontrato con i comitati, ma siccome so che molte di queste società sono un po' arrabbiate con i consiglieri regionali che hanno assunto l'iniziativa, io l'ho voluto dire, non è, io non ci conosciamo, quindi non ho nessun rapporto con loro, però l'iniziativa legislativa che tenteremo, poi non so che adesioni avrà in consiglio regionale, sarà quella di cercare di rispettare l'attuale legge, ma anche la possibile nuova legge che potrebbe essere oggetto di revisione, quindi non appena si sarà pronunciata la Corte Costituzionale. Ecco, ma in tutto questo, indipendentemente dalle leggi, io vi invito e invito tutti a fare questo ragionamento. Trasparenza significa dire la verità, quindi non agitare fantasmi, non agitare pericoli, non dire e non impaurire i cittadini rispetto a rischi che non ci sono, quindi trasparenza. Partecipazione, che significa confrontarsi con le istituzioni prima che nasce un progetto, quando in via di elaborazione, quando si immagina di andare a viverlo su quel territorio. Certezza del diritto significa essere sicuri che quelle cose che si fanno perché stanno dentro un quadro normativo nazionale, non dentro un difetto di una legge approvata. Grazie. Sono già pervenute le richieste da parte del pubblico per degli interventi. Se c'è qualcuno che ancora non si è iscritto e che vorrebbe parlare, lo prego di farlo subito, perché tra 5 minuti chiudiamo le prenotazioni. Non mi alzate la mano adesso, io volevo capire, ci sono altri che si vogliono iscrivere? Se c'è una replica finale, stavo chiedendo se c'è una replica finale oppure se. Poi vediamo, dipende dai tempi. Cerchiamo. No, per però. Allora, intanto io darei la parola a Carlo San Paolo per 3 minuti. Buonasera a tutti e grazie per la parola. Allora, cominciando dall'ultimo, dal signore della direzione regionale, prima di tanta discussione io le darei un consiglio di fare una raccomandata con ricevuta di ritorno, dando quelle cause ai signori che vorrebbero costruire questo. Cioè lei fa una raccomandata che giuridicamente può essere impugnata. Io ho presentato la legge che dice questo. Esatto, allora sarebbe da avvisarli con una raccomandata e poi loro saranno vigili di sfruttarla. Poi volevo chiedere qui al primo signore che ha preso la parola se avesse la cortesia o la possibilità di avere, rimettere, di installare la sua abitazione a 50-100 metri da quel biogas. E questo farebbe piacere anche a noi, perché se sacrifica la sua salute probabilmente anche noi saremo consapevoli. Questa è la seconda annotazione. La terza annotazione è quella dell'esondazione, che sono chiaramente uno dei più implicati nell'ultima esondazione. Volevo dire al sindaco, se questa zona non è considerata alluvionata, probabilmente non ha fatto i conti con gli ultimi 10 anni e probabilmente non ha fatto i conti con la storia di questa zona, perché questa zona era fuori da pericolo di inondazione fino a che c'erano i controargini, e penso che questo l'ha già sentito dire. Probabilmente abbiamo cercato sempre di evitarlo, ma tanto ci dobbiamo arrivare, perché qui, come c'è l'assessore Biagioli che ha promesso che ci sarebbero stati degli interventi, è chiaro che mi sto muovendo su questo punto, è chiaro che penso che siate consapevoli che è già passato un anno, siamo verso il secondo anno e probabilmente andiamo verso la stagione delle piogge. Io mi auguro che quello che sia stato detto quest'estate al mio chiarino ci sia qualcosa di vero, che non siano solo cose dette come quando ci siamo fatti le foto sull'acqua, perché di concreto, insomma, siamo corretti. Se noi andiamo nel tratto di fiume che prende dal Transumante verso il ponte Chiarino, io penso che voi non siete mai stati, forse non vi rendete neanche conto quello che potrà succedere. Se abbiamo resistito a 2 giorni, 3 giorni di pioggia, nei prossimi 6 mesi noi resisteremo a 1 giorno e mezzo di pioggia, perché i campi non prosciugheranno più l'acqua, per cui andrà tutta verso il fiume. Penso che di questo siate consapevoli.
Poi se succederà ancora, non veniamo di nuovo a farci le foto e a venire a fare commenti che non servono a niente, probabilmente. Comunque, se, secondo me, è una cosa negativa quella di fare questa struttura in quella zona, perché probabilmente i problemi della zona sono altri, i problemi dell'economia nazionale sono altri e non sono certamente quelli della mancanza di energia. Perché la mancanza di energia c'è già stata nel passato, oggi abbiamo l'esuberanza dell'energia. Probabilmente posso sbagliare dei dati, però mi vorrei confrontare a tavolo, perché la sorvegliante energia mi sembra che sia calata al circa il 30%. Però non voglio andare oltre, perché se l'economia è calata al 30% o al 20%, anche l'assorbimento. Le faccio solo un aneddoto, solo per non dare a inquinare ancora queste zone che possono essere ancora rimaste nell'intro, diciamo, della naturalità. Ho avuto occasione di lavorare con il gruppo Merloni. Allora, il gruppo Merloni, le asciugatrici che facevano, che spedivano in Germania, avevano le 3A. Significa che era un'economia, giusto? Dell'energia elettrica. Quelle che invece vendevano in Italia non avevano neanche una A, che consumavano 3 volte tanto. Per recuperare questa energia che tanto cerchiamo, basterebbe solo andare a monte e cercare di diminuire o rottamare quelle strutture che consumano 4 volte. Tutto lì. Stiamo facendo, a parte che questo è un sistema, è un mondo proprio finto, cioè noi andiamo dietro alle cose finte. Di vero non c'è niente. Se noi andiamo verso l'immondizia è semplice, l'immondizia è calata, siccome i consumi sono calati del 25%, l'immondizia automaticamente è calata del 25%. Però se noi prendiamo un involucro di una chiavetta web, ok? Che è grossa quanto un dito pollice e ci abbiamo un riquadro di cellophane eccetera che pesa 0,20 grammi, penso che non è corretto. Allora, per l'immondizia dobbiamo scendere, andare a monte e chiedere sul packaging. Non possiamo, cioè uno va a prendere una scatola di, va in farmacia per trovare la pasticca dentro, deve, se trova un involucro. Poi è scaduto, ma posso togliere la parola? No, no, lei gli lascio, io gli lascio. Gli lascio, scusate. Grazie. L'importante è che si dica un po' di commissione. Salvo che sul. Buonasera. Volevo fare un appunto soltanto sul discorso della sicurezza. Chi è che ci garantisce che queste centrali siano sicure? Chi ce lo garantisce? Chi le costruisce? Loro? Loro, una volta costruite, queste centrali faranno quello che, diciamo, quello che la legge gli permetteranno di fare. Il problema è che le leggi non hanno la possibilità poi diciamo di essere attuate sotto il profilo della sicurezza, perché non ne abbiamo la possibilità. Noi abbiamo l'ARPAM che non avrà i mezzi. Il problema è che la nostra vallata, come diceva l'altra volta, non so se c'è questa sera, Armando Del Monte, che abita lì vicino alla zona, dice: sono passati diversi anni, io vedo l'acqua del mio pozzo che si inquina sempre di più. C'ha ragione, anche là il bacino del Basso Chienti è sempre più inquinato, è stato soggetto a grossissime problematiche ambientali. Subito dopo il bacino del Chienti è venuto fuori anche il bacino del Potenza, eppure le leggi ci sono sulla tutela ambientale, sul fatto che non bisogna inquinare e tutto quanto, però il problema è che non abbiamo la possibilità di controllarli questi signori. Loro dicono passeranno 3 camion al giorno, va bene, questo è quello che dicono loro, ma poi nella realtà andate a vedere quelle centrali già costruite, andate a vedere cosa succede, quanti camion passano al giorno. La gente si è dovuta mobilitare, sono formati comitati per i camion, per le puzze, per il fatto che ne avrete sicuramente parlato, ne avrà sicuramente parlato il sindaco prima,
del fatto che in mezzo tantissimi ettari di terreno verranno coltivati con un'agricoltura che non è per uso alimentare, ma è un'agricoltura che serve per bruciare, da bruciare, quindi verrà coltivata con la classica agricoltura intensiva, con pesticidi, fitofarmaci, le peggio cose, su una zona dove praticamente abbiamo già una situazione critica. Poi un fatto da rilevare è che nel decreto di luglio di quest'anno è successa una cosa un po' strana, cioè c'è un disegno dietro queste centrali. Qual è il disegno? Il disegno è che probabilmente diventeranno qualcosa come i classici inceneritori, un qualcosa per smaltire i rifiuti, perché a queste centrali si darà la possibilità di utilizzare matrici diverse, non solo quelle attualmente utilizzate, ma matrici diverse, vale a dire liquami, non si sa di che provenienza, probabilmente liquami di trattamenti. Ma le iscrizioni attuali sono chiuse. Capito? Che noi non avremo la possibilità di controllare, e ne abbiamo un caso in provincia di Bergamo, in provincia di Bergamo, nelle centrali a biogas sono stati rilevati i PCB, che sono i policlorobifenili. E questo poi cosa comporta? Comporta che queste sostanze vanno a finire nel ciclo, diciamo, dell'agricoltura, perché poi le sostanze di risulta della fermentazione, anaerobica, vengono utilizzate per concimare i terreni e andranno ad aggravare le nostre già critiche condizioni. E noi a Potenza Picena abbiamo delle condizioni che sono critiche. La regione, per esempio, tempo, quando sentite il giornale da far fare, vuol dire che il tempo scorre. Non ho sentito, chiedo scusa, finisco così, a posto. Grazie. Grazie. Buonasera, grazie alla parola. Io condivido assolutamente il parere negativo dato questa sera dall'amministrazione comunale e dato dalla provincia di Macerata durante la conferenza dei servizi di metà settembre. E condivido tutte le criticità che sono state elencate qui questa sera e provo a citarne alcune vista l'importanza. La vicinanza delle abitazioni secondo me è un dato molto importante, come la vicinanza delle attività commerciali e delle strutture alberghiere, nonché la vicinanza dell'acquedotto, come è stato già detto, e il problema delle emissioni maleodoranti, ma una criticità a mio avviso non è stata nominata affatto, cioè mi riferisco al sito, cioè alla location che scelto per questa centrale a biogas, che è praticamente al ridosso della strada Regina, e visto che la presenza delle persone appunto in questa assise è potentina, prettamente potentina, tutti conoscono la criticità, la pericolosità della strada Regina. Una strada pericolosa per l'alta velocità, per l'alto, cioè per il flusso veicolare abbondante, per la inadeguata illuminazione e per i moltissimi accessi. Recentemente ho presentato in Consiglio Provinciale, è stato discusso questo problema in Consiglio Provinciale, e vi assicuro che non ci sono risorse per mettere in sicurezza la strada Regina. Quindi a mio avviso penso che posizionare questa centrale a biogas proprio a ridosso di questa strada andrebbe ad aggravare ancora di più una situazione già critica. Poi vorrei sottolineare all'ingegner Pesaresi, se non erro, il fatto che le esondazioni su quel sito non è un evento straordinario, e lo possono comunque testimoniare chi lì ci abita e ci lavora da anni. Quindi auspico vivamente che la Regione Marche
l'unica che può dare un parere vincolante a questo progetto, accolga in maniera sentita, in maniera seria e con buon senso tutte queste criticità, il desiderio di chi lì ci vive e del comitato e comunque i desideri, tra virgolette, per non dire, per non trovare un altro sinonimo, del comitato che si è costituito. Grazie. Mi scuso con Noemi Tattavini per non averla presentata come consigliere provinciale, è stato un artista. Matteo Santolini. Mina. Si sente, sì, ok. Volevo fare delle domande sia all'amministrazione regionale e comunale, che poi in un secondo tempo stampo più tecnico all'azienda, in quanto sono un dottorando dell'Università di Ancona del gruppo Macchi Sistemi per l'Energia. Alla regione e al comune volevo chiedere, se ben si stia partendo da un punto di vista, come ha espresso prima il consigliere, di vietare queste, di cercare di modificare la legge e di ottenere una sospensiva, di agire anche a livello nazionale per evitare che sulle biomasse si sta facendo la stessa fine che si è fatta 2-3 anni fa con il fotovoltaico. C'è la speculazione sopra, cioè il fotovoltaico aveva un'idea buona che era della generazione distribuita. Io lo conosco bene, il PEA, che è stato fatto nel Dipartimento di Energetica d'Ancona, lo conosco molto bene, me l'hanno spiegato molte più volte come funzionava. Ci vuole generazione distribuita, cioè si produce dove si consuma. Questo non si è, nel fotovoltaico non si è fatto, sono stati fatti grossi campi spersi sulle colline, sulle montagne, dove c'era posto, e non sono stati messi nelle città e dove c'è il consumo. Solamente ora, con Quinto Conto Energia, si è arrivati a capire che verrà rimborsato, verrà incentivato quello che viene consumato effettivamente. Stessa cosa ora si sta spostando sulle biomasse. Le biomasse sono una risorsa quando si utilizzano gli scarti delle lavorazioni, non sono una risorsa quando si utilizzano culture dedicate per aumentare semplicemente il potere calorifico meglio della miscela. Non è per gli applausi. 300 ettari di piano, 300 ettari di piano, distrutti. Va bene, continui il suo intervento, visto che ha ancora un po' di tempo. Ok, quindi adesso questo qui è quello che volevo dire, diciamo, per fare pressione. Quelli che lo possono fare sono le istituzioni, comune, provincia, regione o chi che sia. Per quello che riguarda sulla società, volevo chiedere una particolarità che ho notato anche in fiera 2 settimane fa a Roma. Le Marche sono la regione che penso abbia il maggior incremento negli ultimi tempi di creazione di centrali a biomasse. Penso ne siano state fatte 42 o 42 richieste, mi sbaglio? Sì, ci sono regioni come la Lombardia e l'Emilia Romagna, sono impianti veramente molto, molto più grandi, però nelle Marche ce ne sono parecchi. Sbaglio? Ok, e un'altra particolarità che hanno le Marche è che mi sembra che il numero degli utili sono stati tutti fatti a 999 kW. È vero questo? Come in tutta Italia? Sì, questo, quando si fa un'analisi di questo tipo, spesso si cerca l'ottimo economico. Il fatto che l'ottimo economico sia arrivi sempre un attimo prima del via, la valutazione di impatto ambientale. Perfetto, sì. Ok, allora su questo caso si potrebbe anche incentivare, capire perché si chiede il via solamente quando cala l'incentivo. È una cosa che non mi sembra molto quadrata.
Va bene, non fate conversazione. Un'altra. Scaduto il tempo, due domande secche. No, non deve fare domande, deve finire l'intervento. Sì, ok. Volevo chiedere se ci sono impianti di separazione per la CO2 e che cosa vogliono fare della CO2 che viene separata? Perché il 50% è metano e un motore normale a combustione interna richiede un numero di metano almeno di 80-90 a seconda di quello utilizzato, quindi c'è una notevole componente di metano che viene dispersa. Di metano, ma di CO2 che deve essere utilizzato in qualche altro modo, che cosa volete fare con questa CO2? E se poi adottate alcuni sistemi di abbattimento dei fumi, delle diossine e delle polveri, se avete qualcosa di questo tipo, e o se avete fatto delle misurazioni sul vento e su quale direzione andranno queste emissioni. Stop. Ecco. Massimo Respini, consigliere provinciale. Grazie, buonasera. Allora, io innanzitutto vorrei dire questo, che questo sito è il peggiore possibile che voi potevate scegliere. È un sito che si trova all'interno dei 200 metri della zona di rispetto dell'acquedotto, dei pozzi, del campo pozzi dell'acquedotto. È un sito che si trova in una zona plurialluvionata, è un sito che si trova a poca distanza da nuclei abitati e da importanti attività economiche che risentono particolarmente delle puzze che nessuno può negare possono provenire da quell'impianto, e talvolta sono delle puzze nauseabonde più ci si avvicina, ovviamente. Quindi questo è il punto. Ora, voi dite che avete fatto tante ricerche, poi vi siete collocati. Io non so con che criterio avete fatto queste ricerche. Io ho osservato il sito di Coridonia, non so se siete passati recentemente sulla superstrada che da Civitanova verso l'interno, dopo lo svincolo di Morrovalle, sulla destra voi vedete che c'è in costruzione una centrale a biogas identica a questa, più o meno. Perfetto. E ci sono delle cisterne color verde chiaro, quella è la centrale di proprietà. Ecco, quel sito io lo trovo francamente idoneo, perché è distante dai centri abitati, è in aperta campagna. Ho parlato con un amministratore di Coridonia e ho chiesto: ma perché avete dato un parere negativo per quel sito? Mi è stato risposto che c'era in quella zona valgono dei divieti, diciamo delle regole di carattere urbanistico, tali per cui ai contadini, dice, noi non possiamo autorizzare neanche un muretto di recinzione, norme legate al barco fluviale, comunque norme di carattere urbanistico. Dice, come facevamo se noi non possiamo autorizzare neanche un muretto di recinzione per i contadini, come facevamo a dare un parere favorevole per questo impianto? Però ciò non toglie che, al di là di questi aspetti, diciamo, carattere normativo urbanistico, da un punto di vista, per tutti i problemi che dicevo prima, è un sito rispetto al quale non avrei nulla da dire. Ma il nostro ha quelle particolarità. Se voi vedete la legge, quello che prescrive nel senso di vietare certe attività per le zone di tutela degli acquedotti, uno si chiede, ma come si fa a metterci un impianto che tratta liquami zootecnici, scarti di produzione agroindustriali che sono, non sono certo
né cose profumate né cose di qualità particolare, sono cose che contengono tanti batteri, tante, poi io non sono un tecnico, però tutti sanno quello che si viene a utilizzare per alimentare quella centrale. Dove andiamo a mettere questo? Nella zona di rispetto dell'acquedotto, in una zona plurialluvionale, vicino a delle attività e delle zone. È il peggior sito. Questo dobbiamo riconoscerlo. Dobbiamo riconoscerlo. Quindi, detto questo, io dico che il primo obiettivo deve essere quello di impedire questa autorizzazione. La comunità locale, con le sue istituzioni, in testa l'amministrazione comunale e per essa il sindaco, devono darsi innanzitutto questo obiettivo. Accanto a questo, con un piano B, perché qui il rischio, per le cose che diceva Gomi, che giustamente c'è una legge che disciplina e non può valere un parere di carattere tutto sommato politico, ma bisogna portare le motivazioni tecniche, giuridiche, eccetera, occorre anche avere un piano B. E il piano B qual è? Che occorre individuare ed ottenere dalla regione, dal responsabile del procedimento, tutte, qualora venisse autorizzata, tutte quelle prescrizioni che possano essere idonee a mitigare i rischi legati ai motivi che dicevo prima. Questi sono i due obiettivi. Ma il primo deve essere quello prevalente, e qui io dico che il sindaco deve guidare questa lotta mettendo a frutto tutte le risorse che ci sono, a cominciare da quelle rappresentate dal comitato. Un'ultima cosa la dico riguardo alla regione. Ecco, io dico che attualmente probabilmente per questo procedimento le nuove norme che andrete ad adottare non potranno essere applicate, conoscendo così minimamente qualche rudimento di diritto, penso che vada così. Però una cosa la voglio dire: c'è un cambiamento, è stato annunciato un cambiamento di linea, maggiore attenzione ai territori e ai problemi specifici che ci sono. Questo significa che il vostro dirigente lo dovete richiamare a un atteggiamento che tenga conto delle obiezioni che vengono portate in conferenza dei servizi da parte di tutti quanti gli enti, e laddove ci sono dei rischi, dove prima magari il dirigente tagliava dritto e puntava all'obiettivo di rilasciare l'autorizzazione, oggi se c'è questa volontà politica la deve tradurre con una maggiore attenzione, arrivando pure a negare l'autorizzazione oppure a mettere delle prescrizioni molto molto efficaci. Questo io me lo aspetto dalla regione, altrimenti con gli annunci da parte del presidente, anche se dalla mia parte politica, francamente io li avverto come una presa in giro. Consigliere comunale del centro-sinistra Enrico Garofalo. Devi usare il microfono tu. Innanzitutto vengo qui per parlare come segretario del Partito Democratico di Potenza Picena e non prettamente come consigliere comunale. E porto quindi il contributo del mio partito a questa discussione per ribadire innanzitutto quello che pubblicamente abbiamo già comunicato con degli articoli sui giornali, e quindi la nostra contrarietà a questo specifico progetto. Non voglio ripetere per l'ennesima volta tutti i motivi che sono stati già citati questa sera, di contrarietà, di timori, mi limito solamente a sottolinearne alcuni, quelli che crediamo essere i più rilevanti, quindi la vicinanza dei pozzi di captazione dell'acquedotto, quindi l'ubicazione, perché la storia anche recente ci insegna a essere soggetta alle sondazioni del fiume Potenza, e perché è comunque sede nel circondario di attività commerciali, ristorative, alberghiere ed anche di case, abitazioni che potrebbero essere chiaramente
disturbate, le cui attività potrebbero essere pregiudicate dalla presenza di questo impianto quando i cattivi odori dovrebbero manifestarsi. E quindi la nostra posizione è di netta contrarietà. E è vero, la competenza non è comunale, è in capo alla Regione Marche, ma mi associo a chi prima di me richiedeva una maggiore attenzione da parte della Regione alle esigenze del territorio ed anche un maggiore coinvolgimento ed ascolto di quelle che sono le problematiche esposte in sede di conferenza dei servizi dall'amministrazione comunale, che deve essere sì coinvolta ma anche ascoltata. Quindi ben venga la sospensione, ma per questi motivi io mi sento di chiedere alla Regione Marche di arrivare a non autorizzare questo progetto, perché c'è una differenza sostanziale, anche se le leggi non tengono considerazione di tanti aspetti di cui stiamo parlando, questo non vuol dire che questi aspetti non esistano, sono reali, sono concreti e non è demagogia lamentarli, anzi è bene che tutti quanti lavoriamo nella stessa direzione, con lo stesso obiettivo, al di là delle differenze politiche anche che possono esserci tra partiti e tra gruppi consiliari, per sostenere l'amministrazione e il sindaco in particolare, che deve condurre questa battaglia con l'appoggio della cittadinanza e delle forze politiche, se è vero che l'obiettivo di contrarietà è condiviso da tutti quanti. Io, se ho ancora tempo, ecco, voglio in qualche modo tranquillizzare anche la popolazione, ricordando come il centro-sinistra, da quando governa questa comunità, il nostro comune, sui temi di sensibilità ambientale, se così possiamo definirli, ha sempre espresso una sensibilità amministrativa rilevante. Non devo fare l'elenco, ma basta pensare alla vicenda della bonifica della ceramica, piuttosto che alle percentuali percentuali di raccolta differenziata raggiunta in questi anni, e anche i premi che sono stati riconosciuti con l'aiuto a questo comune, con l'aiuto dei cittadini. E quindi ecco, invito tutti quanti a collaborare insieme nella stessa direzione per raggiungere l'obiettivo che credo sia comune a tutti. Grazie. Allora, Edoardo Malavini, lo vedo. So che lo vedo per modo di dire, nel senso che sono 32 anni che ho vissuto a Potenza Picena, a San Giro, per l'esattezza, non molto distante dal sito dove sperano sorgere la centrale biogas. E io, a differenza del presidente del comitato, di solito noi abbiamo avuto vari scontri con l'amministrazione, e quindi gioco delle parti mi esimo da fare uno scontro. In realtà potrebbe essere considerato uno scontro, nel senso che ho sentito dire delle inesattezze. Si è detto il comune non è competente, non mi risulta, cioè nel senso che la decisione finale la prende la regione, però è previsto proprio normativamente, quella legge tanto criticata, però in realtà questa è la legge statale, che la decisione venga presa al termine di una conferenza dei servizi. Non è vero? No, la conferenza dei servizi. Non viene fatta una conferenza dei servizi. Edoardo. No, io la informo che io per lavoro faccio l'avvocato. Siccome non sono onnisciente, posso anche sbagliare. Questa conferenza dei servizi
è definita da alcuni decisoria, da altri istruttoria, cioè è vero o no? Volevo semplicemente dire che ci sono dei motivi che mi fanno propendere per la natura decisoria della conferenza dei servizi, cioè questo è dato dalle linee guida nazionali che dicono appunto che la regione, che l'ente preposto a prendere la decisione sull'autorizzazione unica non possa differire da quello che è le risultanze della conferenza dei servizi. Questo per dire che se il comune, forse non ne terrà conto la regione, ma se è pienamente convinto del proprio no, può comunque esprimerlo motivatamente e riuscire in qualche modo a incidere sulla decisione finale, che comunque, ripeto, spetta sempre alla regione, che potrebbe motivatamente superare quello che dice il comune, però deve tenerne conto, e io ho qui una sentenza del TAR a Torino, non so se ne è a conoscenza, la 237/2012 relativa al comune Carmagnola, nella quale proprio come motivo di annullamento dell'autorizzazione c'è proprio, tra i vari motivi, oltre alle irregolarità delle conferenze dei servizi, perché tante volte vengono fatte un po' così a capocchia, come si suol dire. Io me ne sono occupato, le altre sono state fatte a capocchia, questa non l'ho vista, quindi non è riferito a questo caso specifico. E è stato annullato proprio la seconda motivazione, proprio perché non è stato preso in considerazione il parere negativo del comune. La sentenza, la ripeto, 237/2012, sindaco, se vuole gliela lascio a una copia. Pina Giorgetti di Chiarino. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io sono a pochi passi da questo sito. Innanzitutto faccio riferimento alla zona lunare perché è dal 1990 che ci abito e in 22 anni già abbiamo avuto 4 esondazioni. 4, non una dell'anno scorso del 2 di marzo, tutte fotografate, tutte documentate, con 40 cm d'acqua dentro casa e mai nessun risarcimento danni. Ma quello che più mi ha dato fastidio è la frase che ha detto l'avvocato, l'ingegnere, non mi ricordo il titolo, dicendo: voi marchigiani siete quelli che non ci date la possibilità rispetto ad altre regioni di costruire, voi avete fatto un sacco di... insomma, non vogliamo costruire queste cose nella nostra regione. Beh, che siamo incinito per questo? Lei parla di progresso, non sempre il progresso è definito come fa definire lei, molte volte è più regresso. Noi parliamo delle realtà che sono bioagricoltura, Vita, che è una società di ragazzi con handicap, diversamente abili, chiamateli come volete, nella quale io ci abito proprio vicino e ci lavoro da 26 anni, non in questa struttura ma nella scuola, perché ci credo, no? Abbiamo degli agriturismo, abbiamo dei bed and breakfast e il progetto altri che, se vogliono richiedere la certificazione, la possono ottenere perché ne hanno i requisiti. Chi ci va più in questi posti quando si sente il cattivo odore? Perché io lo so, perché io viaggio dall'Italia del nord all'Italia del sud e quando passo accanto all'autostrada dove ci sono i biogassificatori la sento la puzza, e come se la sento, e si sente, perché il tipico odore del tartufo, che non è di Cagli ma è del metano vostro, si sente. Oltre che quella, no, non c'è poco da ridere, perché non siamo così incivili perché non vogliamo le centrali. La nostro tipo di civiltà è un altro, è quella del territorio, è quella del turismo, è quella della ambiente. Già ci stanno rovinando con
e invece sappiamo benissimo cosa sta finendo. Che fate non siete, perché a me non mi interessano non siete. Io combatterò per questa terra, sono orgogliosa di essere marchigiana e tutti i miei amici che vengono dalla Lombardia, dalla Liguria, dalla Campania, tutti vorrebbero venire ad abitare qua, ma non a queste condizioni, perché quando loro hanno saputo tramite Facebook che ho mandato via, che ho postato certe cose, ha detto ah sì, e chi ti viene più a trovare? Perché ne abbiamo già noi abbastanza di queste cose. Grazie. Con questo sono ormai 11:30, considererei conclusi gli interventi. Fatemi parlare. Allora, quindi mi devo scusare col signor Gianangeli di Iesi, col signor Tofanello di Santa Pia del Mare e quanti altri, ce n'era uno di Milano, con qua Andrea Schiavano di Milano, che non essendo un presidente, come avevamo detto all'inizio, non avrebbero parlato se ci fosse stato tempo. Per Francesco Torresi, che aveva fatto richiesta, comunque era una richiesta inutile perché comunque, visto che è stato chiamato in causa, ha comitato diverse volte insieme alla ditta, io direi che un diritto di replica c'è se lo vuole. Quindi direi, lascerei un diritto di replica alla di 3 minuti, non di più, alla ditta e ha comitato. Non contano più di noi! Mi ha parlato di partecipazione, mi riferisco alla Regione Marche, non parlava di una partecipazione cittadina, ma dei politici, e questa è una cosa che dobbiamo ricordarci. Quando ha detto partecipazione guardi, non diciamo stupidaggini. Noi contiamo, ci sono due persone a cui è stata negata la parola. Non contiamo nulla, tutti passano. Ci sono due persone a cui è stata negata la parola, presidenti e ragioni di tempo. Ma voi avete detto perché non possono parlare? Chi lo dice quello? 3 minuti? No, per favore fate silenzio. Era stato detto all'inizio, questa è la scaletta che è stata concordata all'inizio. Velocissimo, semplicemente do un contributo visto che in qualche modo mi è stato dato e vi ringrazio. Allora io lavoro all'Università degli Studi di Milano, organismo statale, quindi rispondendo al presidente del comitato mi permetto anche di dare un contributo in altre regioni che non siano semplicemente quella da cui provengo, che poi non è la mia regione natale, ma questo è un altro punto di vista. Ma sei stato chiamato da noi? No, sono stato. Mi è stato chiamato, voleva dire la stessa cosa. Vabbè, allora io lavoro e penso di avere una certa competenza su questo settore, abbastanza anche dimostrabile, se volete andare a vedere le pubblicazioni a livello internazionale che ho. Quindi questi 2 minuti io innanzitutto voglio dire a tutti che io e il mio dipartimento, l'università, che lavoriamo nella regione in cui c'è stato il maggior sviluppo di impianti di biogas negli ultimi 5-6 anni, abbiamo un sacco di dati e abbiamo un sacco di osservazioni da vicino di queste realtà, e quindi metto qui a disposizione un po' di tutti i cittadini, ma soprattutto persone con ruoli istituzionali, che
purtroppo, non solo in questo caso, in molti altri casi che mi è capitato di, diciamo, di avere a che fare, affrontano queste problematiche senza una adeguata formazione. Ci parli del nostro sito, signore. Allora, io volutamente, giusto, premetto che volutamente io non conosco assolutamente questa questione particolare. Ci siamo? Nel senso che questo permettermi a distanza anche da chi mi ha chiesto di venire qui a dare un contributo, ovvero il dottor Pesaresi. Va bene, semplicemente voglio dire che metto a disposizione di tutti la conoscenza, vorrei invitare soprattutto le persone che hanno ruoli istituzionali ad andare a visitare gli impianti di biogas prima di parlarne, perché ce ne sono 800 in funzione in Italia, nel nostro paese, 8000 in Germania, e poi di fare una riflessione di carattere generale su quale sia il modello di sviluppo che vogliamo seguire nel nostro paese. Ci siamo? Allora, il nucleare abbiamo detto di no. È il sito che non va bene. Su questo ho premesso che non dico niente. Io sto chiesto semplicemente. Fate concludere l'intervento. Concludo velocissimamente. Io vorrei semplicemente dire che qui ho sentito tanta ignoranza. Ok? Sulla questione d'origine. Io ho sentito molta ignoranza, un po' di malafede l'ho sentita, l'ignoranza era io non dico niente. Per cortesia, signora, per cortesia, faccia concludere l'intervento, è il consiglio comunale, faccia concludere l'intervento. Allora, io volutamente non entro nel merito dei punti specifici su cui avrei molto da dire, ok? In risposta a tante cose inesatte o assolutamente false che ho sentito questa sera, come in altri casi. Sempre su questioni di carattere generale, non su questa questione del sito, ci siamo? Io non entro in questo merito, io vi invito semplicemente tutti, soprattutto chi ha responsabilità, ad essere un pochino più responsabili e ad andare a visitare questi impianti su cui io lavoro tutti i giorni. E chiudo con un esempio, semplicemente con uno degli argomenti, la questione fotorigena, su cui noi stiamo lavorando in maniera abbastanza specifica. Il processo anaerobico abbatte gli odori di due ordini di grandezza rispetto a che cosa? Ai liquami, per esempio. Un liquame non trattato da digestione anaerobica puzza 100.000 volte di più di un digestato. Quindi la puzza che sentiamo lungo la A4 sono gli impianti zootecnici, le aziende zootecniche che non hanno l'impianto di biogas. Perché chi ha l'impianto di biogas non emette più, né dal punto di vista odorigeno, né dal punto di vista... signora, guardi, allora venga a lavorare all'università. Andiamo avanti a parlare o... Io chiuderei qua e metterei ancora a disposizione per chiunque voglia informarsi, non in questa sede, di questioni prettamente tecniche che mi sembra molto intelligente da parte del cittadino dell'istituzione di informarsi. Scusi, se la interrompo, chiunque vuole, compresa la ditta che è in questione, può organizzare una conferenza, un dibattito, un confronto nel quale informa per tutto il tempo che vuole e chi vuole. Questo è un consiglio comunale, va bene, il tempo vostro è scaduto. Ok, allora Paolo Toffanello, che si è attribuito al mare. Grazie per la parola. Volevo sapere, parlavo con la ditta, volevo sapere per cortesia i nomi dei tecnici che ha portato. Cioè, chi sono? No, non no, guarda, c'è una lista di domande. Ah, ok, no. Le concedevo parte mia. Volevo sapere anche se i tecnici che ha portato, perché il signore che è venuto qui, che si è adoperato per la sua esperienza, diciamo, non è l'ingegnere che ha realizzato l'impianto, quindi mi chiedevo se i tecnici che ha portato questa sera corrispondono ai tecnici che ha fatto il progetto in pratica.
E poi, se siete disposti, visto la vostra disponibilità, la vostra correttezza, soprattutto di questo signore qui che è venuto anche da Milano, se, come ha detto, questo qui è un consiglio comunale, se insieme alle associazioni si organizza un convegno, diciamo, solo questo, dove le associazioni portano i tecnici loro dell'Università di Ancona, ci sarà anche lui di Milano, scusi, e voi della ditta, in modo che chiarite, perché come ha detto lui c'è molta confusione, le emozioni prendono soprattutto quando si costruiscono delle cose grandi in Italia su strutture eccetera eccetera. Grazie, ho finito. Massimo Grande, comitato della salute ambientale della Valle Sino. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità, faccio un intervento in punta di piedi, sono ospite, io ho conosciuto Francesco poche settimane fa, sono di Chiesi e sono presidente di un altro comitato che sta battendo in Vallesina per diversi impianti che stanno cercando di costruire lì. E una delle poche cose belle di questa storia è che ci ha unito molto tra cittadini delle Marche, infatti diversi cittadini avendo ad avere diversi problemi simili, e tra l'altro cogliamo l'occasione, Francesco, per lanciare già che faremo già un appuntamento, come già proposto dal Presidente del Consiglio, qua nelle prossime settimane, in modo che con calma cercheremo di evidenziare quelle che sono le nostre ragioni, poi ognuno rimane chiaramente anche delle proprie idee, non c'è assolutamente nessun problema. I comitati a mio parere non dovrebbero neanche esistere, quando ci sono i comitati c'è sempre qualcosa che non va, e questa situazione in effetti è piuttosto assurda, molto assurda, presenta diversi elementi di assurdità. Vi faccio un esempio banale per capirci: intorno a Chiesi stanno promuovendo circa 8 impianti, diverse ditte, 8 impianti di circa 1 megawatt ciascuno. Se avessero proposto un impianto di 8 megawatt, no? Avrebbero dovuto fare, tra l'altro questi impianti, insomma ogni impianto butta fuori circa dai 9-10 tonnellate l'anno di ossidi di azoto, altrettanti di monossido di carbonio, 2,5-3 tonnellate l'anno di COV, e ci sono dei pareri ARPA, per esempio quello del 16 gennaio del 2012 relativo a un impianto vicino a Chiesi che parla anche di possibili rischi di IPA, di diossina, e quindi in questi sono pareri ARPA, non sono dati miei, sono disponibili sui siti e posso darli a disposizione di tutti, del 16 gennaio del 2012. Detto questo, un impianto da 8 MW avrebbe dovuto fare, se fosse stato un unico impianto, una serie di valutazioni, tra cui la valutazione di impatto ambientale, che consente di valutare non solo gli impatti ambientali, ma di favorire anche la partecipazione dei cittadini, è uno strumento che già abbiamo nell'ordinamento. Invece che è successo? Ne hanno proposti 8 a distanza di pochissimi chilometri l'uno all'altro e non c'è bisogno di fare la valutazione di impatto ambientale. È chiaro che è assurdo tutto questo. Come è stato fatto? Tramite una legge. Una legge della Regione Marche, fatta il 26 marzo del 2012, questa legge che proprio prevede che dei limiti, sotto quei limiti, non bisogna fare la valutazione di impatto ambientale to cure. E questo apparirebbe, a dire del Consiglio dei Ministri, una cosa anticostituzionale. Perché? Perché le normative nazionali e le normative comunitarie prevedono che si puoi dare delle soglie di taglia, ma devi prevedere quello che diceva il consigliere Comi, cioè devi prevedere anche dove lo fai, perché lo stesso impianto un conto lo fai in cima a Monte San Vicino, un conto lo fai a 700 metri alla piazza dei Pantieri o di Piazza Picena. Questa è la differenza, ecco perché bisogna anche tener conto di diversi fattori, il cumulo con altri progetti, la densità di popolazione e tutte altre questioni che sono scritte nelle normative italiane e comunitarie. Che succede? Questa legge è stata impugnata dal governo, è stata impugnata perché presenta vizi, proprio tra queste motivazioni anche, per queste motivazioni anche di incostituzionalità. Che succede? La regione in questa situazione che cosa fa? Una cosa di buonsenso dovrebbe fermare, perché non è che stai autorizzando la licenza di un negozio che al limite quando esce la sentenza della consulta che la lei fai andare a fare una centrale, metti silos, sono impianti comunque invasivi, più o meno invasivi, no, la regione è andata avanti a autorizzarli, ed ecco perché è scoppiata la bomba del biogas, perché la gente non ci sta, noi non ci abbiamo una al naso e quindi siamo stupidi di essere trattati così. Questo è il punto. Non solo, finisco, è un abuso della vostra cortesia. Non solo, detto questo, per esempio ci sono già delle normative comunitarie violate, appaiono per copiosa
giurisprudenza italiana e comunitaria, le normative che si chiamano self-executing sono automaticamente esecutive. Questo vuol dire che il funzionario, in presenza di una legge che viola le normative comunitarie, dovrebbe fermarsi e applicare quella comunitaria. Questo dice la giurisprudenza comunitaria. Oggi proprio abbiamo depositato una memoria a tutti i consiglieri, l'avrà anche sulla sua mail il consigliere Comi, comunque al limite gliela forniamo, non è un problema, in cui spieghiamo perché la regione si deve fermare ora. Questo lo chiediamo e questo lo chiediamo. L'ultima cosa che voglio dire, chiaramente ci sono dei problemi, ognuno di questi impianti, bisogna dirlo legittimamente, produce per la ditta una serie di incentivi pubblici che sono copiosi, sono circa 2.400.000 euro l'anno garantiti per 15 anni, sono soldi pubblici nostri presi legittimamente, però ogni impianto è un pacchetto da 30 milioni, quindi è chiaro che c'è molta volontà di andare avanti su queste cose, diciamo così. E quindi, detto questo, richiamo quello che ha detto quel ragazzo di Loreto, finalmente qualcuno che tira fuori le sentenze del TAR Piemonte, che dice che riconosce il ruolo dei sindaci, perché da 9 mesi che sento dire ai sindaci noi non possiamo vendere niente, noi non possiamo fare niente. Il sindaco è la massima autorità sanitaria, deve battersi affinché i suoi pareri vengano rispettati. Con un video e come senza polemica, perché non la conosco, quindi ha parlato anche benissimo, quindi siccome le abbiamo sentite dire troppe volte, quindi l'ultima cosa, i consiglieri regionali e anche i sindaci, prima di essere organismi politici, sono anche pubblici ufficiali. Ecco, se c'è una normativa che deve essere direttamente self-executing, dovete esigerla dai vostri dirigenti. Grazie. Possiamo spendere i prossimi 5 minuti in un diritto di replica della ditta e del comitato. 2 minuti e mezzo a testa. Guardi, io in 2 minuti e mezzo non riesco a... Guardi, lei si può organizzare una conferenza quando vuole, si può parlare 2 ore, se si organizza una conferenza e parla 2 ore. Mi perdoni, ma io sono stato invitato qui da voi, Io con 2 minuti e mezzo non riesco a fare niente, non voglio fare una polemica. Ci dia un messaggio conclusivo. Allora a questo punto io do la parola ai capigruppo, almeno penso che anche coloro che sono stati eletti credo che hanno diritto di esprimere quello che pensano. 5 minuti. Ma io questa sera ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi. E mentre ascoltavo mi veniva una considerazione abbastanza triste per uno che a me che ha fatto sempre politica a livello locale in maniera del tutto disinteressata. Vedevo veramente il senso dello scollamento tra quella che è la base, i cittadini, e quelle che sono le istituzioni, i consiglieri, i politici, eccetera. Perché non si capisce come dal segretario del partito locale, del PD locale, fino ad arrivare poi al sindaco, giustamente, che è l'autorità, e poi il consigliere provinciale, fino ad arrivare al consigliere regionale Comi, che io non voglio fare politica, ma questi sono tutti di centro-sinistra, e la regione è di centro-sinistra, quindi non si capisce come tutti sono venuti a raccontare questa sera ai cittadini che non vogliono questa centrale, però puntualmente i cittadini finiranno a piazzare sulla testa. Quindi questo è uno scollamento terribile tra quella che è il volere o il sentire della cittadinanza e quello che è il sentire
della politica nella quale purtroppo ci sono vicende in questo momento. E questo è un primo punto. Certo, io capisco che lei non possa condividere totalmente questo tipo di pensiero, però secondo me è condivisibile questo tipo di pensiero, anche perché, se permette, e questo sindaco glielo voglio dire perché lo faccio rimarcare nelle sedi opportune, io mi sento offeso come consigliere comunale dall'assenza questa sera del responsabile regionale all'istruzione di questa pratica, o quantomeno dall'assenza anche dell'assessore competente, perché siccome non credo che né a Potenza di Gena né in altri comuni limitrofi che hanno avuto problemi analoghi a Potenza di Gena possiamo essere considerati tutti dei pezzenti, né tantomeno io faccio politica in maniera disinteressata, come non so se la farà l'assessore regionale allo stesso modo competente o il funzionario che si ha tanto da fare in questo periodo per l'approvazione di questo tipo di centrali, applicando in maniera veramente così ad hoc la legge. Quindi io avrei gradito questa sera che in questo consiglio comunale questo funzionario fosse stato presente, quantomeno per esaltare la mia figura di consigliere e la figura di tutti gli altri consiglieri che questa sera siedono in consiglio comunale. E per quanto ho apprezzato parzialmente l'intervento del consigliere Comi, da quello che ho capito è l'intervento di un consigliere del centro-sinistra che attualmente è in parziale disaccordo con l'atteggiamento di chi in questo momento applica quel tipo di legge. Penso aver capito bene, insomma. O meglio, forse avevo capito che il suo atteggiamento di uno pentito in un primo tempo di aver fatto questa legge senza essersi accorto che questa legge aveva delle problematiche specifiche. Adesso non so se ho capito bene una cosa o l'altra, però al di là di quello che ho capito io, conta poco, conta. Però vorrei che contasse consigliere Comi, lei che è un consigliere regionale di maggioranza, vorrei a livello regionale, quindi vorrei che facesse contare il suo sentire. Questa sera l'ho sentito molto rattristato, vorrei che lo facesse contare in maniera proprio battendo i pugni sul tavolo all'interno della sua maggioranza, cercando anche di far capire al funzionario regionale che non è che il funzionario regionale in quanto funzionario può decidere tutto da solo, può interpretare tutto da solo, bisogna che il funzionario regionale si confronti quantomeno e con gli eletti e con i cittadini, ma almeno con gli eletti, quello che il funzionario regionale e l'assessore di riferimento non hanno fatto questa sera. Io le prego, le sarei grato, consigliere Comi, se lei potesse esternare questo mio disappunto a livello della sede competente che è la sede regionale. Non voglio entrare nello specifico della qualità della centrale a biogas, di questa struttura a biogas e altro, perché certe cose le capiscono anche i bambini, insomma. Sicuramente al di là del dato tecnico che ci diceva il dottorato, per esempio, o il ricercatore dell'Università di Milano, al di là del dato tecnico ci sono tre cose immutabili: la presenza di pozzi, il fiume, la strada e quindi le esondazioni frequenti. Quindi lei poi ci può dire un gran bene di queste strutture. Sicuramente queste sono tre o quattro controindicazioni assolute. Io faccio il medico e so che quando c'è una controindicazione assoluta, per quanto può essere buona una terapia, rischio di ammazzare il paziente e quindi preferisco andare a una terapia. E quindi penso che anche voi vi dovreste comportare in questo modo. È il consiglio comunale, quindi noi abbiamo fatto una riunione con i capigruppo, con Maravigni e con Acquadori prima dell'inizio della discussione. Abbiamo concordato e una mozione, poi immagino che leggeremo insieme, e abbiamo concordato anche di istituire un punto all'ordine del giorno in cui praticamente venga ribadita in maniera con una delibera consigliata all'unanimità
la contrarietà per i motivi che poi spiegheremo nel punto dello stesso giorno, per i motivi che abbiamo esposto un pochino questa sera. Grazie. Si chiede ancora voi. 5 minuti, Presidente. Buonasera a tutti. Allora, io innanzitutto non scenderò in polemica col consigliere Comi, però volevo precisare alcune cose. La prima è che il Consiglio regionale già si è espresso il 12 giugno, dando un ordine del giorno congiunto che chiedeva alla Giunta appunto di prendere atto di quello che stava avvenendo nel territorio. Era tra l'altro un ordine del giorno quello proposto da consiglieri che già all'epoca erano imbattuti in problematiche di questo genere, e praticamente questo ordine del giorno votato a maggioranza chiedeva alla Giunta di intervenire istituendo subito quelle, tra gli altri punti, quelle che potevano essere le aree idonee e non idonee, e come quindi diceva anche il signore di Iesi che aveva preso parola prima, era un completamento di quell'atto che tutelava, come è successo per il fotovoltaico nel 2010, il nostro territorio, il nostro paesaggio, e metteva in sicurezza anche la normativa, diciamo, che era stata votata, la famosa legge 3, che facendola corrispondere di più a quelle che sono le norme europee e che rendono di fatto questa legge impugnabile dal governo centrale. L'altro aspetto quindi che manca, che è fondamentale però a nostro avviso per risolvere questa problematica, è proprio quello della volontà, perché non è bastato il 12 giugno, che tra l'altro il 1 agosto la Giunta regionale ha fatto una delibera non tenendo per niente in considerazione il voto fatto dall'Assemblea il 12 giugno. C'è stata un'altra votazione i propri primi giorni di settembre in Consiglio regionale, dove è stato appunto votando una mozione del consigliere Pieroni, anche se magari non era condivisa in tutte le parti, proprio per dare una grande spinta, una forte spinta a quello che era l'emotività che si stava creando sul territorio e fermare quelle che sono le incertezze dal punto di vista burocratico, è stata votata a maggioranza questa mozione di Pieroni che chiedeva appunto quello che anche tu dicevi prima. Ecco, allora a questo punto, scusate di ripetermi, credo che la Giunta regionale debba prendere atto immediatamente e non continuare a perdere tempo. Per fare ciò occorre la volontà. Se la Giunta regionale mette volontà, credo che questo problema si risolve quanto prima e si fa chiarezza nell'interesse dei cittadini, del territorio e delle imprese che legittimamente vogliono intervenire. Se la Giunta regionale non fa questo tipo di chiarezza, si lascia un'area, un'aleatoria che produce un danno a tutti. Poi voglio tornare un attimo alla questione di potenza di cielo. Qui non è, io ho sentito parlare di valutazione di impatto ambientale di 250 kW, di 1 MW, guardate, qua credo per chi non è di potenza vicina non si discute sul fatto che noi vorremmo, ci andrebbe bene in quel sito una centrale di biogas più di potenza limitata. No, io credo che in quel sito i cittadini di potenza vicina proprio non vedono una centrale biogas. Il problema è questo. Il problema è che non è un'area semplicemente idonea, è un'area che ha delle controindicazioni dal nostro punto di vista, tra l'altro anche dal punto di vista urbanistico, che magari non possono essere tenuti in forte considerazione, ma quella è un'area che i cittadini e le amministrazioni di potenza vicina hanno visto nei secoli in maniera diversa rispetto a quella che vorrebbe essere vista in questo caso. Quindi è una questione di compatibilità proprio politica, strategica del nostro territorio. Io ricordo un emendamento che in Consiglio regionale è stato bocciato, dove si chiedeva la possibilità di inserire in quella legge della via la possibilità di rendere il parere dei comuni vincolante. Purtroppo quel parere è stato, quell'emendamento è stato bocciato e quindi il parere dei comuni non è vincolante, e questo credo che sia anche in quel contesto un caso grave, perché non consente ai territori, all'ente più direttamente collegato col territorio, con i cittadini e con l'economia locale, di poter dire il proprio parere, che sia in qualche maniera non solo diciamo ascoltato, ma sicuramente essendo più vicino, più autorevole e più vincolante. L'altro aspetto, e poi arriviamo magari a dire, senza ripetere, la questione del Bacco Fluviale, la questione dell'esondazione, la questione dell'acquedotto, del pozzo di captazione delle acque, della viabilità, delle aziende, delle attività, diciamo proprio storiche esistenti in quel territorio da tanti anni, la questione proprio anche di
penso che è stata autorizzata in quell'area una costruzione, un nuovo lotto edificato qualche mese fa, quindi proprio in netto contrasto con questo tipo di vocazione. È una questione che mi permette all'azienda, in qualche maniera deve essere tenuta in forte considerazione. Io sono contento che voi siete qui stasera presenti per un confronto, ma il confronto non può essere fatto su dati tecnici, perché c'è una questione di convivenza con una popolazione, con un'economia che lì esiste, è investito da tanti anni e che in qualche maniera deve essere tenuto in considerazione. Per questo la normativa regionale è carente e per questo la volontà della giunta regionale deve portare a dei fatti immediati. Vado nella illustrazione della parte terminale della mozione, magari dopo il consigliere Maravini illustrerà la parte principale. Noi nella nostra mozione chiediamo al sindaco di richiedere con e quindi a tutta la giunta, in nome anche del consiglio comunale, di richiedere con assoluta urgenza alla STEA, che è il gestore del servizio idrico integrato, un approfondimento. So che alcune cose, come diceva Manzi, sono state fatte, però noi lo chiediamo con una delibera consigliare, con un ordine del giorno consigliare che è più forte, cioè non ce ne voglia la giunta, ma è più forte perché è un'espressione diretta del popolo e dei cittadini di Potenza Picena. E dicevo appunto, quindi un intervento dove si richiede con assoluta urgenza un parere e un approfondimento sia del gestore del servizio idrico integrato, della STEA quindi, ma anche dell'ufficio tecnico e dell'autorità d'ambito responsabile dell'affidamento del medesimo servizio idrico integrato, affinché valutino la compatibilità del progetto con l'opera di interesse pubblico denominata Acquedotto Marolino. Decidiamo il servizio ISTO dell'ASL affinché prima della prossima seduta delle conferenze dei servizi regionali esprima in termini chiari non dubitativi un parere definitivo in ordine delle problematiche igienico-sanitarie connesse con la realizzazione dell'impianto, prendendo in esame sia il rischio connesso con la vicinanza dell'opera di presa dell'acquedotto Marolino, sia il rischio di esondazione da valutare in concreto alla luce degli episodi verificatisi in epoca recente, sia infine la natura dell'opera da qualificare come industria in sale di prima classe ai sensi dei punti B42 e B100 dell'allegato al decreto ministeriale 5994. Terzo punto, chiediamo di utilizzare e produrre i predetti pareri che verranno acquisiti in occasione della prossima seduta della conferenza dei servizi regionali e infine diamo mandato al sindaco di Potenza Picena ai fini di sottoporre al consiglio comunale una motivata proposta di delibera consigliare di non conformità dell'impianto al vincolo di varco fluviale da adottare prima della prossima e probabile ultima seduta della conferenza dei servizi regionali. Io ho dato lettura alla parte istruttoria di quella che era una mozione che poi si è trasformata, cercando di integrarla con gli altri gruppi, in un ordine del giorno che noi voteremo, perché siamo convinti e assolutamente certi che questo tipo di iniziativa da parte dell'amministrazione comunale, che già in parte è stata intrapresa ma che magari anche in qualche maniera rafforzata dal voto del Consiglio, possa essere importante. Io credo che andare ad autorizzare una centrale a biogas sita in quel posto senza i pareri e senza l'espressione di autorità importanti quali l'ACO, quali l'ASO, sia un atto anche la regione dovrebbe assolutamente valutarla, perché cioè, noi chiediamo come consiglio comunale all'ASUR e all'ATO di esprimersi e pretendiamo che queste risposte ci vengano date. Ci sono delle autorità competenti, sono delle istituzioni importanti e si devono esprimere rispetto a quello che sta accadendo nel nostro territorio. Grazie. Consigliere Stefania Maravigli. Allora, prima di cominciare l'intervento, chiarivo due punti che mi sembrano importanti. Il primo punto è che mi dispiace che il comitato si sia sentito troppo appoggiato, non è la nostra intenzione. E se questo. Ad ottenere la relazione tecnica e il progetto. E questa è una carenza dell'apparato amministrativo che a suo tempo noi andremo a verificare e quindi mi dispiace. Però ti garantisco, Francesco, come lo garantisco ai cittadini residenti, lo garantisco alla cittadinanza di Potenza Picena, da parte del gruppo consigliare di maggioranza c'è una netta contrarietà non a tutte le energie rinnovabili, non alle centrali a biogas in generale, a questa realizzazione, per i motivi, se avete ben ascoltato il sindaco all'inizio, siamo contrari per motivi ragionevoli, non siamo contrari a prescindere,
perché non si può fermare il progresso. Chiaramente però il progresso non può neanche chiederci la pelle. Bisogna concertare con le popolazioni le scelte che vengono prese. Perché se il politico ha il dovere di dare degli indirizzi e di far crescere nella popolazione la sensibilità a determinati valori, deve anche ascoltare. E quindi quello che io voglio dire al mio collega di Partito Comi è che la regione ci deve ascoltare, deve ascoltare il suo territorio. Ogni genitore, quando deve prendere decisioni per il proprio figlio, prima lo ascolta, poi ragiona e poi prende delle decisioni. Quindi non siamo contrari alle energie rinnovabili, ci mancherebbe Dio, però siamo contrari ad alcune realizzazioni tipo questa che non tengono più conto né dei problemi oggettivi, e mi sembra, non mi sto a ripetere del fiume, dell'acquedotto, tanto mi pare che sia stato esaustivo l'intervento precedente. Quello che voglio dire è che la politica deve cominciare a sentire i cittadini. La mia soddisfazione questa sera è di essere riuscita con gli altri due capigruppo ad avere una posizione unitaria che è di rispetto sia per quelle che possono essere nuove tecnologie, ma anche di rispetto e soprattutto per i cittadini che devono accettare queste nuove tecnologie e che devono convivere con questi impianti. Per cui se pericoli ci sono, questi pericoli non sono nati in maniera seria, perché certi atteggiamenti a testa bassa sinceramente non piacciono neanche a me. Mi piace che le cose vengano ragionate, che la gente venga ascoltata, poi si decide. L'altra cosa che volevo dire è che le motivazioni del sindaco erano motivazioni di sicurezza, perché nessuno ci può mettere a riparo dagli enti avversi. Se attorno a quella centrale ci fosse stato un rispetto di qualche chilometro da zona abitante, sarebbe stata diversa la cosa. Nessuno di noi avrebbe fatto questa battaglia. Capisco anche la rabbia di chi abita, che delle volte induce anche delle cose sbagliate, ma neanche la regione può per motivi giusti fare cose sbagliate, perché la politica bisogna che ragioni, bisogna che ascolti i cittadini. Per cui garantisco al comitato la nostra attenzione profonda alle vostre motivazioni. Do la parola al sindaco per la replica finale e la lettura del documento che poi metteremo qui. Io prima di tutti devo replicare al comitato quando ci accusa di non essere stati attenti al problema. Mi permetto di dissentire totalmente da questo argomento e di attenersi alla realtà dei fatti così come si sono sviluppati, soprattutto di non pensare che noi possiamo uscire dalle regole della legalità e quindi assumere un atteggiamento che appartiene più alla propaganda che non ai doveri istituzionali. Perché se veniamo meno a questo principio, allora non c'è più regola di niente. Non è che urlando o incatenandosi da qualche parte, questo ci dà qualche ragione forte, no? E ci permette di spuntarla rispetto ad altre cose. Se qualcuno pensa questo, mi permetto di dissentire e dire che si sbaglia, che non è questa sicuramente la strada per ottenere. E chi dice questo, e magari pensa che il sindaco c'ha la bacchetta magica e risolve tutto, si sbaglia totalmente. L'ha detto Francesco Comi, che fa il consigliere regionale, quindi ha un'esperienza e una durevolezza che non sta a me qui sottolineare, ma è una riflessione che vi ricordo perché è un dato oggettivo. Ci sono dei ruoli, delle competenze, e non è che perché noi otteniamo qualche parere in più o perché alziamo la voce o perché ci sta anche una sentenza. Se c'è una sentenza, no? Quella sentenza si pronuncia su un determinato aspetto, se è stato preso in considerazione, è stato accolto, evidentemente c'era un vizio di forma. Si valuterà a tempo debito se sono state o no violate queste procedure. Ma non è che si può pensare che qualcuno ha il potere di dire di no.
Allora è stato già detto, e ve lo ribadisco, che il sindaco c'ha il sindaco, no il sindaco. L'amministrazione comunale ha in questa pratica un parere consultivo, quindi esprime la sua opinione, dà le sue valutazioni, la regione deve tenere conto di questo parere, lo esamina e esprime un giudizio. Ma dopo noi possiamo essere liberi di accettarlo o di non accettarlo, anche di contestarlo se valutiamo, se valuteremo che ci sono aspetti non convincenti. Ma non è insomma che acquisendo pareri, come qui è stato ripetutamente sollecitato, questo automaticamente, perché su un parere ci sta scritto che siamo contrari, questo automaticamente significa imporre alla regione la nostra volontà. Se non teniamo conto di questo, a me va bene, mi trasformate nel capo espiatorio di tutto, perché alla fine io divento il colpevole di tutto. Se questo vi accontenta, ok, prendetevi questo, però vi illudereste di una cosa che non ha fondamento. E riguardo al discorso di riparazione, lo rispingo, perché noi abbiamo avuto notizia di questo fatto il 3 settembre, una settimana prima che ci fosse la conferenza dei servizi. E caro Torresi, neanche noi ci avevamo il progetto, chiaro? A noi è stato inviato questo dischetto, capito? E quindi il progetto l'abbiamo acquisito qualche giorno dopo. Quindi non è che, non so che cosa avremmo dovuto fare per accontentare questa vostra istanza, che mi pare, mi permette di dire, ha più così una valenza polemica che non una valenza sostanziale. Noi abbiamo cercato di rappresentare nella conferenza dei servizi il nostro punto di vista, che è quello che ho illustrato in apertura dell'intervento, e questo nostro parere è stato confortato anche da alcune relazioni tecniche che l'ufficio ha preparato. Poi dopo, se queste relazioni tecniche sono modeste oppure no, non voglio qui giudicare. Ma non è che conta la quantità oppure l'aspetto dotto che queste relazioni possono avere, contano i contenuti, no? E i contenuti possono essere illustrati anche senza dilungarsi in no, lungaggini così retoriche. Quindi i problemi sono stati posti, che poi è quello che ho sentito qui questa sera, non è che ho sentito altri argomenti diversi da quelli che sono stati da me evocati in partenza. Non è che qualcuno ha portato qui qualche cosa di cui noi ci siamo dimenticati. Quindi i problemi sono stati posti, la regione alcune di queste considerazioni, come qualcuno ha già detto, non l'ho detto io, le ha già prese in considerazione e ha sospeso il procedimento per chiedere all'impresa indicazioni, integrazioni del progetto e spiegazioni su questi aspetti. Quindi significa che le nostre considerazioni sono state pertinenti e sono state, diciamo, centrate su dati oggettivi, perché questo è l'unico aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Come è stato già detto e non l'ho detto io, le opinioni politiche in questi procedimenti non contano niente. Riguardo all'esondazione del fiume, è stato fatto un accenno in un intervento nel quale così implicitamente si alludeva a una trascuratezza anche qui del comune sul problema esondazione. Allora vi ricordo, perché qualcuno già l'ha detto, che il comune nel 2006 ha fatto una richiesta di revisione del PAI, che è il piano urbanistico che delimita le zone sottoposte a esondazione. Quindi nel 2006, parliamo di 6 anni fa, e questa istanza è stata avanzata alla regione, che era competenza all'epoca, e alla provincia, che è competenza adesso, in forza del fatto che in quella zona si erano manifestati degli eventi imprevisti, comunque che avevano riguardato zone che andavano oltre quelle delimitate. Quindi non è vero che questo problema l'abbiamo ignorato. Non l'abbiamo ignorato per niente, l'abbiamo segnalato e abbiamo anche ripetutamente sollecitato la provincia, la regione, tutti quanti gli organi amministrativi affinché il problema dell'esondazione fosse affrontato direttamente e non con chiacchiere.
cominciando dalla manutenzione del fiume, che è la vera e la principale ragione per cui bisognerebbe, no? Per cui in conseguenza della quale si garantirebbe la non esondazione del fiume. E con tutti quanti voi sapete che la manutenzione del fiume non si fa. Non si fa perché le risorse non ci sono, perché ci sono conflitti di competenza. No? Posso anche aggiungere che la Regione, un anno e mezzo, che sta discutendo su una proposta di legge che prevedeva l'intervento sui fiumi per poter metterli in sicurezza, e che questa proposta prevedeva l'utilizzo del materiale di supero come valore economico, e invece mi pare che proprio recentemente la Regione abbia deciso in senso opposto. Quindi, caro San Paolo, no? Questi sono i fatti. Non è che il sindaco, l'amministrazione ha le spalle grosse, però non è che potete mettere tutto sopra le spalle. Bisogna che comune. Forse deve essere un ritornello che è un incantato, perché se pensate che il comune possa decidere anche su materie che non lo riguardano, né direttamente, sbagliate bersaglio, sbagliate totalmente bersaglio. Riguardo all'acquisizione dei pareri, faccio presente che il Comune ha già richiesto i pareri all'ASUR e all'APA, che non sono stati interessati, con una scelta che per me è sbagliata, però di questo dobbiamo comunque prendere atto nel procedimento istruito dalla Regione, perché una legge regionale, ahimè, sbagliata, consigliere regionale Gomi e Acquaroli, una legge regionale sbagliata ha stabilito che questi enti non siano tenuti a partecipare a questo procedimento. Noi comunque abbiamo chiesto questo parere, e questo parere è stato acquisito e sarà consegnato, anzi è stato già consegnato, mi correggo, alla Regione nell'ultima conferenza. Se poi dopo il parere che l'ASUR fa non ci piace, non pensate che l'ASUR è la nostra penna e scrive quello che ci fa comodo a noi. L'ASUR scrive quello che ritiene opportuno. Possiamo chiedere ulteriori spiegazioni, ulteriori integrazioni, e le chiederemo, ma non è che possiamo pensare che l'ASUR o l'ARPA, che pure abbiamo interpellato e che ha risposto dicendo che non ha pertinenza nel procedimento. Quindi non è che noi possiamo risolvere il problema, no? Illudendoci che attraverso i pareri di questi organismi affrontiamo e risolviamo il problema. Secondo me il problema è di merito, e il merito sta nel fatto che, per le ragioni che ho detto, che non voglio ripetere per brevità, quella localizzazione è a nostro avviso inopportuna. Mi dispiace che la ditta su questo dissente, però questo mi pare che è il pensiero, oltre che il nostro, anche della maggioranza. E quindi l'opportunità deriva da aspetti che, seppur non sono contenuti dentro norme di legge specifiche, perché il PAI, perché il vincolo urbanistico, la Regione dice che può essere superato, eccetera, però appartengono a motivazioni oggettive del quale, con uno spirito di prudenza, bisognerebbe tenere conto per mettere tutti quanti al riparo, penso anche l'impresa, da problemi futuri che poi, una volta che dovessero manifestarsi, sarebbe difficile arginare e risolvere. Noi rassicuro tutti sul fatto che abbiamo grande attenzione alla salute pubblica, e qui nessuno può svendere niente, no? Qui nessuno di noi è interessato a sacrificare nessun principio, nessuna regola, nessuna norma di sicurezza, perché questo è il primo degli obiettivi che io mi sento di perseguire, e è quello per il quale mi sono impegnato e mi impegno affinché vengano assicurati e garantiti. Abbiamo preparato un ordine del giorno che sottoporremo alla votazione del Consiglio Comunale, nel quale questi concetti che abbiamo adesso espresso sono stati così sinteticamente riassunti, e che vado a leggere in modo che poi il Consiglio Comunale possa esprimere il suo punto di vista. Consiglio Comunale di Potenza Picena, preso atto che presso la Regione Marche è in corso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione in località Marolino di Potenza Picena,
di una centrale a biogas per la produzione di energia elettrica per una potenza dichiarata di 999 kW, evidenziando che l'impianto è ubicato in zona fortemente antropizzata, nella quale sono presenti insediamenti residenziali, ricettivi, commerciali e produttivi, e adiacente all'area di captazione dell'acquedotto comunale, il sito su cui insiste è soggetto all'esondazione del fiume Potenza, rilevato che l'impianto, per le sue caratteristiche e per il materiale utilizzato, può avere implicazioni negative per il territorio circostante e per le attività in esso presenti, soprattutto relativamente alle emissioni gassose d'origine, sottolineando che la Regione Marche, nell'esame del progetto, dovrà verificare che siano osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, soprattutto quelle relative alla salute pubblica, e siano assicurate tutte le condizioni di sicurezza per la popolazione residente, evidenziato che la localizzazione dell'impianto, anche quando fossero rispettate tutte le norme di legge, appare troppo vicina alle residenze, alle attività ricettive, commerciali e produttive e all'acquedotto, ed inoltre insiste su un'area a rischio esondazione, per cui si ritiene l'area prescelta inidonea sia per la mancanza di una congrua distanza di sicurezza, sia per i rischi connessi all'esondazione e al possibile inquinamento dell'area circostante, inclusa quella del campo pozzi dell'acquedotto. Rimarcato che il procedimento regionale, benché avviato dal 6 luglio, è stato portato a conoscenza del Comune di Potenza di Cera solo in data 31 agosto con la convocazione della conferenza di servizio, esprime la propria contrarietà all'insediamento della centrale a biogas nella località marina di Potenza di Cera. Auspica che la Regione Marche riveda le normative vigenti in materia adottando criteri di sicurezza più restrittivi che escludono la realizzazione di impianti come quello in progetto nelle immediate vicinanze di insediamenti urbani, che vengano tenute in considerazione le istanze delle autorità locali coinvolgendole nel procedimento amministrativo sin dal suo avvio. Si riserva l'adozione dei più opportuni provvedimenti amministrativi per opporsi in tutte le sedi alla realizzazione della centrale. A questo aggiungiamo la proposta fatta dal consigliere Acquaroli, che leggo, il quale impegna l'amministrazione comunale a richiedere con assoluta urgenza un parere, un approfondimento al gestore del servizio idrico integrato e all'ufficio dell'autorità d'ambito responsabile dell'affidamento del medesimo servizio idrico integrato, affinché valutino la compatibilità del progetto con l'opera di interesse pubblico denominata Acquedotto Marolino. Sollecitare il servizio ISTE dell'ASL affinché, prima della prossima seduta della conferenza dei servizi regionali, esprime in termini chiari e non dubitativi un parere definitivo in ordine alle problematiche igienico-sanitarie connesse con la realizzazione dell'impianto, prendendo in esame il rischio connesso con la vicinanza all'opera di presa dell'acquedotto Marolino, sia il rischio di esondazione da valutare in concreto alla luce degli episodi verificatisi in epoca recente, sia infine la natura dell'opera da qualificare come industria insalubre, ma qui già la cosa si è espressa a Querol, ai sensi del punto B4.2, eccetera, eccetera, di sottoporre al Consiglio Comunale di sottoporre al Consiglio Comunale l'adozione di una delibera che dichiari la non idoneità del sito per ragioni urbanistiche, ambientali e di sicurezza all'insediamento di Potenza di Cera come anche previsto dal PTC nel rispetto dei vincoli. Questo è l'ordine del giorno, ci sono alcune ripetizioni, ma perdonate il fatto che è stato preparato all'ultimo momento, quindi ci sono alcune ripetizioni, ma non sono diciamo, in contraddizione tra di loro.